Questo programma è offerto da... Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare. Eccoci in onda, 42 minuti dopo le 22 di martedì 18 dicembre 2018, per l'ultima volta in questo 2018, appuntamento con il post show di Monetro. Wow. Buonasera Mattia. Ti stanno bussando o sei tu che stai tamburellando sulla... No, non sono io che sto tamburellando. Ho sentito un rumore come se ti avessero bussato in... Buonasera Mattia, dicevo per l'ultima volta... Per l'ultima volta in questo 2018, perché le prossime due puntate di Raw saranno rispettivamente il 25 e il 1 gennaio e abbiamo di meglio da fare. Tipo, sì, tra l'altro la prossima puntata è una puntata che già si preannuncia incredibile. Ma c'è Miracolo alla 34esima strada, sì. Ma chi se ne frega, aggiungerei anche. Con Elias che vince con un violoncello gigante, a quanto pare. Stasera da parte di Mattia abbiamo l'effetto fuori orario, perché abbiamo l'audio e il video fuori sincro di almeno 2-3 secondi, non so. Sto giocando a Metal Slug. Fa molto Enrico Ghezzi in fuori orario, ci manca solo Because the Night in sottofondo e ci siamo. Because the night belongs to lover. Chi è che la canta sta canzone? Dolly Parton. Ma che Dolly Parton? Lo so che non è Dolly Parton. È Patti Smith. Fa che continui ad essere così. Buonasera Moreno Bernasconi, intanto. Buonasera a tutti. E buonasera Leonardo Contini. Non è una buonasera, però buonasera. Reduce da un incolore 0-0 del Milan contro il Bologna, una partita... abbastanza noiosa, tra l'altro, l'ho vista prima. Partitaccia, purtroppo non è la prima del Milan quest'anno, sfortunatamente per voi. Allora, siamo qui a parlare di quello che è successo a Monday Night Raw ieri sera, l'inizio di una nuova era! Vedo l'ora! Che sembra francamente molto uguale alle altre. Eric, un miscredente. Sì, sei certo. un villano e un miscredente. Certo, non capisco come mai non hai fiducia in una nuova fiducia in questa nuova era. Ma quante nuove ere hanno iniziato? Vabbè, dettagli, ma vedi che... Allora, siete dei fottuti miscreventi di merda. Sì, ripeto, continuo a ripeterlo, fate schifo, io ci voglio... quello è vero. Io ci voglio credere, io sono qui per crederci e ci crederò, e già la spuntata di ieri ci ha dimostrato che questa è una nuova era. Rispondo un attimo a Dani 22 Dani, non è un gatto quello, è un disegno, non c'è un gatto sul divano, anche se l'effetto può ottico è simile, ma non è un gatto, è la trapunta semplicemente, a parte che sono due i gatti tra l'altro, però è la trapunta praticamente, il copridivano sostanzialmente, sì. che ha questo disegno, non ho gatti in questo momento. Il divano sibaritico ricolmo di estetica che solitamente è sfruttato da noi durante... Esatto.
Ne avevo uno di gatto un po' di tempo fa, sfortunatamente, però passato la miglior vita, adesso l'unico gatto che il c'è qua, il cagato, perché cagavo il cagato ovunque, come perché poverino cagavo ovunque, e il vero direttore degli RRL, assolutamente sì. Tornando a noi, perché sono col cell sembrava un pupazzo, no, non è un pupazzo, è proprio un disegno. Dicevo, la prima puntata della nuova era di Raw, l'ennesima nuova era di Raw, perché comunque è già tipo la seconda o la terza da quando c'è il draft, per quanto riguarda Raw come nuova era. È stata una puntata abbastanza bizzarra, tutto sommato, perché alla fine non abbiamo moltissimo di cui parlare per quanto riguarda gli sviluppi di storyline della puntata di ieri sera, perché la terza ora è stata interamente dedicata alle donne. Con un interminabile Gauntlet Match, che non è stato neanche male, francamente, però non è stato bello come quello come quello maschile di ormai quasi un anno fa, era febbraio, come mi ricordavo oggi Mattia. Poi, a parte quello, abbiamo avuto la prima mezz'ora, forse qualcosa in più, dedicata a Baron Corbin e al suo pestaggio di gruppo da parte, ricordiamo che è tutta colpa di Corbin, da settimana prossima, ragazzi, sarà tutto migliore. Se purtroppo tanto sappiamo già cosa succede settimana prossima e non cambia assolutamente nulla, perché Corbin è nel main event non la conterei neanche la puntata della settimana prossima, esatto. Perché spoiler, vincono tutti i face della puntata natalizia, quindi è una puntata completamente priva di sviluppi di storyline, praticamente. Drew McIntyre, ragazzi, è diventato un 50-50 guy. In realtà no, perché comunque, cioè sì, un pochettino sì, effettivamente, però diciamo che settimana prossima, non voglio entrare in dettaglio, però settimana prossima alla fin fine è un match che lascia un pochettino il tempo che trova. Secondo me comunque si è raffreddato un attimo sul personaggio. Più che altro, sai cosa? Credo che stia pagando molto, non solo lui, ma anche altre persone, il fatto che comunque palesemente la WWE, per quanto riguarda Raw, stia navigando a vista, perché comunque questa cosa dei McMahon che controllano per intero tutti e quattro, sia Raw che SmackDown, sicuramente non era prevista, quindi è una cosa che hanno deciso qualche giorno fa e quindi di conseguenza anche qualche piano a lungo termine sicuramente sarà saltato per quanto riguarda lo show. Tornando alla puntata di ieri sera, alla fine, ripeto, non c'è molto da dire a livello di contenuti. Le cose più interessanti alla fine sono gli annunci delle chiamate da NXT, sì, alquanto discutibili per quanto mi riguarda, però possiamo fare. Vabbè, ma dov'è Pino Campagna stasera? Non viene qua. No, Pino Campagna credo che deve ancora... Pino Campagna che è pantalone per la cronaca. Non sarà più il paladino del web, sarà Giovanni Pino Campagna pantalone, perché tanto ormai fa sempre la stessa battuta in continuazione. Sotto un mio posto è riuscito a fare due volte la stessa battuta. Sì, esatto. Che non ho mai fatto ridere, però. Esattamente. La domanda è: chi è il general manager di Raw? Non c'è un general manager di Raw, ci sono i McMahon che continuano. La famiglia McMahon al completo, ovvero Shane. Finalmente qualcosa di nuovo. Adesso ti faccio però la vera domanda, Eric. Sì. Ma Paige? Che è la stessa cosa che hanno detto in chat proprio un secondo fa, praticamente. Non l'ho letta perché sto giocando. No, è arrivata proprio mentre la stavi pronunciando, praticamente. Sono arrivato in contemporanea. Paige, che fine fa? È un'ottima domanda, non lo sappiamo nemmeno noi. Nessuno sa dare risposta. Lo scopriremo probabilmente stasera. Un'altra domanda che vi possiamo fare. Ma Alexa Bliss ieri sera, dove cazzo era? Cioè, non che ne sentisse una mancanza, francamente. Però in teoria doveva essere in controllo della divisione femminile, e ieri sera era non solo in controllo della divisione femminile Stephanie McMahon, visto che l'ha deciso lei il Gauntlet match, ma Alexa Bliss non era neanche in zona. Quindi... Ti faccio una domanda ancora più grande. Vai. Vai. Ma...
a questo punto, dov'era Alexa Bliss? Perché Shane e Stephanie si sono abbracciati? È quella la vera domanda. ma guarda perché Shane... Vai, scusa, io quando ho visto Shane entrare ho detto vabbè dai, almeno continuano sta cosa che sono in faida loro due. No, amici, no, fratello e sorella che si vogliono bene come beh, sono comunque famiglia, eh? Ok, c'è la rivalità professionale, però comunque... Ma se Stephanie ha detto che odia suo fratello profondamente? No, non è vero, non so, quando l'ultima volta che li abbiamo visti era SmackDown e non si odiavano minimamente, se guardi. Ok, che era forse più un segmento fuori dalle storyline, quello con Vince. Vince, tra l'altro, puzza di vecchiaia proprio. Tristezza. No, ma infatti, non so se sia vero che lui comunque non voglia più apparire on screen e sia un po' impuntato nel non voler apparire ieri sera, però effettivamente dimostra tantissimo. Sì, lui è invecchiato davvero tanto, vai. Ultimamente non solo in viso lo vedi invecchiato, adesso lo vedi anche proprio fisicamente deperito, cioè deperito, invecchiato proprio. No, io lo noto proprio più visivamente, perché c'ha delle borse sotto gli occhi che sono... Sì. Che sono proprio... Vabbè, dorme 2 ore a notte. Sì, ma anche meno probabilmente. Ma anche il fisico e le movenze ormai, sì. Cioè, mi fanno veramente tristezza. La power walk non è più quella di una volta. Racconta, ha raccontato Jerry Lawler in uno dei suoi ultimi podcast, credo. Che ha ricevuto i primi due auguri di compleanno, l'ha ricevuti il primo via telefonino dal producer del suo podcast, la persona che conduce il podcast con lui. Tra l'altro a volte è anche divertente il podcast di Jerry the King Lawler, non è clamoroso però comunque ogni tanto è divertente. Poi è andato a dormire e il secondo messaggio l'ha visto alla mattina, spedito alle 2:48 ora della costa est. Chi poteva essere secondo voi se non Vince McMahon all'orario delle 2:48? Fammi indovinare, gliel'ha spedito col telegrafo, immagino. No, tanti auguri, buon compleanno. Col postagiro delle 5 verso la Prussia, credo che sia stato a seguire. Con il telegrafo, tanti auguri, stop. Tanti, stop, auguri, stop. Secondo me, almeno un SMS probabilmente è in grado di spedirlo. Lo fa magari come i nostri genitori, senza punteggiatura o senza, diciamo, tutto in minuscolo, con stop. Con qualche errore di battitura. Tipo per il telegrafo, è più bello immaginarsi. È possibile. Con il telegrafo. O col gufo, esatto. No, col gufo sarebbe Harry Potter, sarebbe già un esatto, po' aggiornato. Esattamente, beh, oddio, mica tanto, sarebbe un po' aggiornato tutto sommato, contando quando è ambientato Harry Potter. Ma conoscerebbe le mode dei giovani. Ma mode dei giovani mica tanto, Harry Potter, è uscito 20 anni fa Harry Potter, cioè, mica vabbè, tanto. Ma è sempre una moda dei giovani. Al passo coi tempi, guarda. È parecchio invecchiato. Cioè, che poi la cosa impressionante, l'avevamo detto anche in altre occasioni, è che è invecchiato tipo di colpo. Cioè, sì. negli ultimi anni è proprio invecchiato tanto a livello visivo. Sì. Te lo dico per esperienza personale. Anche mio nonno adesso ha 91 anni. Sì. Mio nonno è ovviamente più vecchio di Vince, ma mio nonno fino a 3-4 anni fa. Tu 80 anni non gli davi, non ti dico che gli davi 88, non gli davi 88 anni, però gli davi almeno 8 anni in meno, sembrava un 80enne rispetto al coso. Sì, poi sì, ha sì. avuto un crollo fisico incredibile, tutto di botto, e adesso non solo dimostra 91 anni, dimostra anche di più, mm-hmm. perché ha avuto un crollo fisico incredibile. Vero, perché ce l'ha detto anche in chat, vai. Purtroppo quando si invecchia tu puoi anche stare fisicamente bene fino a un tot di anni, ma nel momento in cui il tuo corpo decide che tu devi invecchiare, sì. va giù di botto. Vero, assolutamente vero. Purtroppo, cioè ripeto, purtroppo si vede assolutamente in Vince, infatti penso che lui debba apparire veramente il meno possibile, anche perché a livello fisico cosa puoi fargli fare alla fin fine a Vince McMahon? È già stato un evento fargli prendere la Stunner a Raw 25, però, e fargli prendere poi la testata da Kevin Owens a SmackDown. Infatti, quello volevo arrivare, cioè quella fu una puttanata gigantesca. Ma in storyline era quantomeno qualcosa di forte per Kevin Owens. Poi lui
cioè non so quanto possa essere per lui una buona idea dal punto di vista ma degenera a quell'età lì per quanto tieni conto anche io rimango dell'idea che quel bump se lo sia molto preparato, nel senso che secondo me era già tagliato sì, ed ma era la testata della data, Eric, cioè sì, non lo metto in dubbio però ha tagliato meno, chi se ne frega, ha preso una testata senza dubbio però non sono dell'idea che l'abbia aperto la testata, cioè comunque quello è il meno. No, cioè il problema è la testata in sé. Certo, non puoi dare la testata. Su quello sono pienamente d'accordo. Su quello sono totalmente d'accordo. Un bel pensionamento non sarebbe male. Sì, vabbè, figurati, il proprietario della compagnia. Ma non andrà mai in pensione. Il concetto di pensionamento per il proprietario della compagnia è un pochettino strano, cioè dovrebbe decidere solo Caprotti è l'unico che non se n'è andato in pensione ed è rimasto lì fino all'ultimo. Caprotti era andato in pensione ed è tornato perché i figli stavano distruggendo la catena di supermercati praticamente. Sì. Tornando a noi, dicevo, parlavamo prima del vabbè, comunque sostanzialmente la puntata si è aperta con un momento di sana autocritica da parte della WWE. Vediamo... Mi ha fatto molto ridere. Anche a me. Chiamalo col suo nome, vi stiamo perculando. Io non sono convinto che fosse un perculamento. Io credo che fosse seriamente un momento di cioè, direi, di effettivamente di scuse, tra virgolette, un misto tra storyline e verità. Scuse del fatto che comunque effettivamente lo show abbia fatto schifo nelle ultime settimane, tant'è che gli ascolti. Ma lo spero, il problema che sì, no, poi lo sapremo tra un mese se effettivamente poi le cose, cioè magari poi può anche esserci la buona intenzione per qualche settimana, però poi se a febbraio le cose tornano come prima, naturalmente lascio perdere. Allora, io ti dico questo, che è un po' il cruccio che aveva Meltzer. Se tu dici cambia tutto, ascoltiamo il pubblico, perché i sei che chiami da NXT sono il tipico prototipo di gente che piace a Vince? Esatto. E che non è quello che il pubblico NXT vuole, perché tutta quella gente lì, a parte Nikki Cross, non è gente maledettamente over come dovrebbe, come da dire, questa è gente che ti fa la differenza, capisci che intendo? È vero, no, assolutamente. Cioè, per dire, l'unica persona che comunque, anche se dal punto di vista del lottato è quella che è, sfortunatamente, ma che comunque può effettivamente avere un appeal sul pubblico che guarda di solito gli show principali della WWE, è Lars Sullivan, perché comunque Lars Sullivan è grande e grosso, effettivamente. I grandi e grossi attirano comunque, vai. Se tu mi vieni a dire che Lacey Evans può essere una game changer, no, quello ma dove? No. Quello ma neanche NXT è ove? Cioè, assolutamente no, mi dispiace. Avessero chiamato la Bianca Belair, per esempio. Bianca Belair è over a NXT. Sì. Comunque, è buona. Sì. È messa bene. Sì, sì, è all'inizio. Non parlate in due sopra. No, però è all'inizio anche lei. Sì, sì, sì. Esatto. Però, per esempio, cioè, Lacey Evans non è over a NXT. Non è così over da NXT da dire portiamo su gente che il pubblico vuole vedere. Questi qua sono il prototipo della gente che piace a Vince e che Vince pensa che possa funzionare. E basta. Perché, come diceva bene Leo, in un'altra maniera, io do ragione, quando ne parlavamo prima in chat, lui diceva, se devi chiamare qualcuno che ha in main eventer, non gente di secondo piano. Ok, ok, però tipo chiama la gente che è over, chiama la gente che il pubblico di NXT vuole vedere. L'Undisputed la dovresti chiamare non perché sono i main eventer, ma perché sono over come dei babyface, anche se sono i top heel di del roster praticamente. Sì, ma poi è gente che, cioè quella è gente che veramente può cambiarti le cose da così a così, cioè sì. Non hanno le capacità, cioè sia Cole che O'Reilly che Strong, cioè è tutta gente che veramente può fare la differenza. Cioè, tu hai bisogno di cambiare le cose perché il tuo prodotto fa schifo. Cioè, questa è la gente che veramente ti può far fare il salto di qualità. L'Undisputed Era, Ricochet... Sì. Se è bucata, precisiamo, chiaro, se è bucata a dovere, perché comunque abbiamo... Ovviamente. Perché, ovviamente. Il problema della gente che ha morato su da NXT è che comunque non è stata bucata a dovere. Sempre è stata bucata di merda. Assolutamente. Esatto. Però per il potenziale che hanno, secondo me i nomi sono quelli. Certo. Poi ovviamente... Io non dico che li devi chiamare tutti, questo no. Però comunque, se vuoi portarmi su Easy Free, va bene. Però non puoi lasciarmi giù tutti gli altri, cioè, e non portarmi
su nemmeno un Gargano, un Black o un Ricochet, non lo so, faccio nomi, sparo nomi. Allora, ieri sera ieri sera hanno detto che comunque questi sono solamente alcuni dei nomi, che i sei che hanno nominato, che di cui ripeteremo i nomi tra non molto, sono solo alcuni di quelli che stanno per arrivare nel main roster, quindi nessuno, effettivamente niente vieta alla WWE questa notte durante SmackDown di annunciare gli altri nomi, per esempio, o magari questa è la prima infornata, poi magari tra un mese dopo la Royal Rumble ne arrivano delle altre, perché comunque hai anche takeover, quindi e i diciamo nomi importanti in questo momento sono impegnati con le rivalità in vista di takeover, probabilmente, tipo faccio un esempio, Aleister Black e Tommaso Ciampa, ovviamente non li puoi portare su perché comunque uno è campione e l'altro sfidante e avranno il match comunque takeover, e così vale anche sì, non è che ciò ti impedisce di portarli su, cioè Owens l'avevano portato su che era campione di NXT, eh. Questo gli impedisce. Diciamo che la situazione per quanto riguarda NXT è anche un'altra, nel senso, cioè tu non puoi sventrare NXT effettivamente, perché comunque se li porti via tutti, non gli rimane niente effettivamente al roster di sviluppo. Permetti che se quando leggo quei sei nomi che hanno portato su ieri, mi sento preso per il culo. Rimani quantomeno perplesso, per utilizzare un eufemismo, perché con tutto il rispetto noi vogliamo bene agli Heavy Machinery, però gli Heavy Machinery, perché comunque sono persone divertenti, però onestamente qual è il loro tetto onestamente nel main roster? Non penso che sia un tetto particolarmente alto, francamente. Allora gli si vuole bene agli Heavy Machinery. Cioè manca un tech team di ciccioni stile anni 80, portiamo su gli Heavy Machinery. Però anche ma qui, gli Machinery, cioè, con tutto il bene che voglio entrambi, perché poi mi stanno simpatici entrambi. Esatto. Fan cagare entrambi, cioè, Dodds no, non fan cagare. Cioè, allora, magari non sono bisogna valutarli interessante, cioè, allora, che vuoi vedere. Bisogna valutarli anche in base alla stazza, nel senso, per essere comunque due ciccioni, sostanzialmente, perché sono due ciccioni, comunque sì, si muovono adeguatamente. Poi, chiaro che il mio ideale di Tech Team Wrestling probabilmente è un altro. Ti ricordi Dodds quando gli hanno fatto fare il match con Ciampa, che match ha fatto? Sì. In singolo. Sì. È stato un bambino. Fu un match onesto, niente di bruttino, più. Bruttino, Sì, onesto, perché comunque c'era Ciampa, che comunque Ciampa è un mostro. Esatto, dal punto di vista però fu un match che non da ricordare. Cioè, il problema secondo me... Ciampa ha fatto cose molto migliori, onestamente, quello sì. Cioè, il problema degli Heavy Machinery è che... Allora, lo dicevo prima, secondo me sono i tipici... wrestler stile Hernandez. Sì. Li puoi mettere in tag team e funziona in tag team, anzi hanno anche una buona chimica. Sì. Nel momento in cui li metti in singolo sono due pippe. Mm-hmm. Cioè, con tutto il bene, Naturalmente. Infatti secondo me non li devi splittare, cioè. Poi su perché su... sennò la morte. Scusa? Esatto. Scusami. No, perché sennò li ammazzi, cioè uno dei due quantomeno finisce male. Però io ho la sensazione che se dovessero puntare su uno dei due punterebbero su quello sbagliato. Può essere. Punterebbero su Mister No Carisma. Può essere. Perché ti devo ricordare anche alla Greatest Royal Rumble che dovevano chiamare gente, hanno chiamato lui, che con tutto il bene che gli si può volere. Beh, lì magari l'ha chiesto il principe perché pensava fosse qualcuno... importante, cioè hai ragione. qualcuno old school. Lui mi sembra importante. Mettiamo la Greatest Royal Rumble. Tornando a noi, avevamo quello, abbiamo gli Heavy Machinery, abbiamo Nicky Cross, che comunque è una chiamata che era probabilmente prevista da un po', quella di Nicky Cross, che comunque come per esempio era prevista da un po', secondo me, quella di Easy Freeberg, quel filmato lì, secondo me ce l'aveva già pronto da un po'. Te l'ho detto, secondo me è un classico filmato da vignetta di presentazione, quello di Sifri, al contrario di altri. Sifri, io continuo a essere convinto che doveva venire su dopo SummerSlam e poi hanno cambiato i piani. Anche perché se noti a NXT non gli hanno più fatto fare nulla. Sì, perché lui si è anche fatto male. Quando è che si è fatto male? È quando l'avevano tenuto fuori per l'attacco, se ti ricordi. Ma non erano uscite così che faceva male, lui le uscite li faceva, Sei sicuro? Perché mi sa che era rimasto fuori per un mesetto buono. Era infortunato. Vado a riprendere, perché comunque c'è stato tipo un mesetto in cui lui non ha praticamente lottato
Sì, beh, sì, nei taping vabbè, è un discorso perché comunque i taping ne fanno uno al mese. Però a livello di house show c'è stato un periodo in cui lui praticamente non si è fatto mai vedere. Vado a cercare. Ed era, allora, dal 18 agosto al 20 settembre, per esempio. Lui non ha lottato. E poi poi non ci sono stati gli house show, quindi... No, poi da ottobre in avanti ha lottato. Però dal 18 agosto... Il 18 agosto è l'ultimo match... Nel TV show di Post Takeover, praticamente, no? Dove è stato battuto da... No, che sto a dire? Proprio Takeover, a Takeover che ha perso contro il Velvet in Dream. E poi non si è visto per un mese, praticamente. Hanno fatto l'angle dove praticamente l'Undisputed Era lo attacca e poi lui non si è praticamente più visto. E adesso poi è tornato da un paio di mesi. Però effettivamente anche lì... a livello di show televisivi non è che abbia fatto moltissimo, se andiamo a vedere, perché comunque ha fatto nei taping, ha fatto il match con Lars Sullivan, dove ha perso peraltro, ha fatto il match con Adam Cole dove ha perso, ha fatto il match con Marcel Bartel che ha vinto questo, peraltro registrato nello show di San Jose, e poi ha un altro match al match con Bobby Fish, è andato in onda, non mi ricordo se è andato in onda o no. Sì, è andato in onda settimana scorsa. Ed è quello praticamente, ha fatto poi il match con Bobby Fish dove l'ho battuto. Non ha grandissima rivalità in questo momento a NXT. La domanda è, innanzitutto bisogna vedere dove lo mandi. Cioè, se lo mandi a Raw o se lo mandi a SmackDown. Perché non si è capito se questi qua vanno tutti a Raw. Allora, in teoria, per come li hanno presentati, dovrebbero spargerli un pochettino tra Raw e SmackDown. Però, ripeto, hanno anche detto che questi non sono tutti i nomi. Cioè, hanno detto questi sono solo alcuni dei nomi che stanno per venire su alla WWE. Quindi, probabilmente ce ne saranno altri. Più che altro, se tu hai notato... Sì? Se hai notato... Però, sui social... Gran parte dicono che vanno a Raw, effettivamente, quindi vediamo. Perché Easy Free ha scritto hashtag Raw. Sì, gli Heavy Machinery anche. Hanno detto stiamo andando a Raw. Nicky Cross no. Nicky Cross è ancora divisa a metà, praticamente. Sì. Ha messo sia Raw che SmackDown. Vediamo. Ripeto, vediamo se annunceranno qualcosa questa notte a SmackDown, per esempio. Poi gli altri nomi che hanno... gli altri nomi che praticamente... Che verranno su nel main roster, abbiamo detto Nicky Cross, abbiamo detto Easy Free, abbiamo detto gli Heavy Machinery, abbiamo detto Lacey Evans, che francamente non mi sembra sto grande acquisto. Non era over a NXT. No, ma poi anche sul piano lottato, francamente, non mi dice niente Lacey Evans. Cioè, ha una buona presenza scenica. Ha una buona presenza scenica, non mi dice. Becky comincia a stare attenta. Ah, buonasera. Ma vai a cagare. Ciao Pino! È arrivato Pino Campagna. Ciao Pino, come stai? Come stai, perché, Pino? Perché tutta questa accettazione, tutto questo seguito del pubblico, bisogna sempre vedere se lo manterrà. Perfetto. Allora, Pino, ci fai la tua... papi, ci sei, ce la fai, sei con me. Meno male che ci sei tu che ne capisci. Lo so. Sì. Vabbè, comunque, salutiamo Giovanni Pantaloni. Pino è il diminutivo di... Pino è il diminutivo di... Non mi ricordo. Di Giuseppe. Ti chiamassi Giuseppe Pantalone, sarebbe perfetto. Tanto lasciamo perdere. Ho trovato un filmato di Pino Campagna che si esibisce dove suda in una maniera agghiacciante. Poi ve lo passo. Si sta esibendo nel Sahara per motivi assolutamente inspiegabili. No, scusate, ve lo passo. Guardatelo, è 5 minuti, ma suda in una maniera allucinante. Che poi? Ma neanche Bonolis suda così durante i programmi. Vai. Vogliamo parlare della scarsa capacità del wrestling web di comprendere la natura degli annunci? Sì. Ecco, sentiamo. Il vero annuncio è Evans. Sì, va bene. Non qui. Va bene. Grazie Pino. Giovanni Pino Campagna Pantalone, signori, un applauso. Tornando a noi, tornando al, diciamo, a,
a quello che abbiamo visto a livello di annuncio. Abbiamo anche l'arrivo di Lars Simon, in realtà era già stato annunciato, sì, quindi non che sta lurcando da un po' di tempo. Esattamente, esatto. Sì, esatto. Sì. Però mi sembra che abbiano piani grossini per lui, poi lo scopriremo naturalmente, però... esatto. Esattamente. Giova, ma se annunciano... Giova, se annunciano Lars contro Braun, andiamo a WrestleMania quest'anno, Già a WrestleMania? Sì. Vabbè, sì, secondo me... Non dimenticatevi che anche Tensai ha avuto un tipo di push come quello. Sì, è vero. Oddio. È vero. Hai ragione anche tu su quello, però... E non dimenticatevi sfilza di promo che abbiamo di Mordecai a suo tempo. Beh, Mordecai allora, a quel punto Mordecai era alto un metro, è un barattolo. Lars Sullivan è tre volte Mordecai, allora... dai. Ti faccio un esempio molto più recente, molto più vicino a noi, se ci pensi, di un fatto così tanto quando è debuttato e che ha fatto una bellissima fine. Adesso fa pubblicità delle robe dimagranti. Cioè? Mirror. Ah beh, giusto. Ah. Chi è che faceva pubblicità delle robe dimagranti, scusa? Ryback. Ah, adesso sì. Sì, adesso effettivamente fa degli integratori più che delle robe dimagranti. Integratori, sì, che era bellissimo, che fa la Me Too a sta grassona che esce dalla piscina magra. Sì, esatto. Perché non l'ha vista, andatevela a recuperare, è una grandissima pubblicità, è geniale. Sì, sì. Mi spiegate l'annuncio di Vince, voi che ne capite? L'annuncio di Vince è che tornano i McMahon a comandare, quindi sarà tutto nuovo e bello. Esatto. Sì, ma non ha detto niente praticamente. Che cosa ti aspettavi? Allora, cambia tutto per non cambiare niente. Ti dico questo. Allora, io lo so che tu non sei in Lacey Evans, però ti voglio far notare una cosa. veloce. Mm-hmm. Loro hanno detto che vogliono cambiare tutto e ascoltare il pubblico, e chi vanno a chiamare da NXT? Gente che non è over come altra gente, gente mediocre. Perché stai un attimo zitto, perché hanno un bel fisico o hanno una bella presenza. Sta cambiando tutto. Ma Lacey Evans è un ex marine, eh? Non dimentichiamo. Sì, e aggiungerei anche un sonoro chi se ne frega, tutto sommato. Lo so io cos'è. Il Tribute to the Troops è dopodomani e lei non c'è, quindi eviterei di mettere in mezzo. Ma perché lei deve debuttare in un palcoscenico più grande. Sì, certo. Ma sarebbe questo palcoscenico più grande di razza? Non lo so, il numero 30 la Royal Rumble. Ma che numero 30 la Royal Rumble? Ma per cortesia. No. Allora, aspetta, Leo. Dica. Allora, questo fatto dell'essere stata nel corpo dei Marine, sì, sarà a suo tempo. Sono movenze che potrebbero... Se ti ricordi, anche John Cena all'inizio non debuttò da face. Sì, vero. John Cena non è un Marine. Sì, ma nel Tribute to the Troop, sai, l'eroe americano. Cioè, lei si era... Quando, dopo un eccezionale, diventerà face, sì, è chiaro che sfrutteranno questo fatto dell'appartenenza all'esercito, in ottica diventerà face, come dire, l'eroina americana, sì, certo, applaudita da tutti. Però c'è un piccolo problema: dovrà portare avanti i match e lì sono cazzi acidi. Perché non mi pare che anche in grado di portare avanti i match. Guarda che Eric c'ha un pugno migliore di quello di Nia Jax. Sì, ci rendiamo conto che è la stessa finisher di Big Show e Nia Jax? No, sono loro due. Finalmente lo... Cos'è questa ossessione per i pugni poi adesso come finisher? Cioè... Non è un pugno, è un avambraccio. No, è un pugno. Ma usa il pop-up pugno. È un pugno. È il destro, il diretto o il destro, sì, delle donne. Cioè il nome della finisher. Diretto dei diritti. Women's Right si chiama la finisher. I diritti delle donne. È un cazzottone in faccia, sostanzialmente. E il pop-up però fa male. È il pop-up pugno di No Way Jose. Sì, No Way Jose, tra l'altro. Come, scusa?
Senza il pop-up. Senza il pop-up. Esatto, esattamente. Tra l'altro, per quanto riguarda noi... Giova, tu hai ballato quanto noi quando è entrato No Way Jose alla show, vero? Naturalmente. Non hai fatto come il mutone qua qui presente, che quando è entrato No Way Jose era lì che diceva bu. Io non ho fischiato a livello visivo, fischiavo internamente, però. Allora, io spero vivamente... Sì. Ma proprio veramente ovviamente che voi non riusciate mai a mettere le mani sui video che mi sono stati fatti mentre cantava il Drifter. Ecco. Davvero lì spero che, come dire, che quei video, a meno che non ce li passi tu, ci presenti la tua amica. Esatto. Cosa che magari un giorno succederà, magari. Ha detto che vorrebbe venire un'altra volta in onda. Non... Perfetto. Che venga quando vuole. Esatto, venga quando vuole. Non abbiamo nessunissimo problema. Se vuoi, tu puoi anche non esserci, tanto a quanto pare l'imitazione è talmente uguale che è come se ci fosse. Esatto. Tornando, parlando... Ma lo faceva perché è una persona educata, sì, non certo, volevo fare sì, certo, certo, neanche averci certo, conosciuto a dire va bene, il tuo amico proprio cagare nella tua iniziativa. Dicevo, sì, certo, va bene. Non ci crede grazie, nessuno. Grazie Pino. Dicevo, per quanto riguarda No Way Jose, tra l'altro, volevamo lanciare un appello praticamente per chi dovesse avere... Perché notizie... questa team è molto simile a quella di Lars Sullivan? No, non è la sigla di Lars Sullivan, è la sigla di chi l'ha visto. Comunque, vi ricordiamo che se doveste avere segnalazioni su dove possa essere finito No Way Jose, siete pregati di tenervele, non ci interessa minimamente. Andiamo avanti. Allora, io capisco che qua dentro c'è gente che non ne capisce assolutamente un cazzo, ma gente come Eric e Leo, che stimo tanto... Dovrebbe arrivare, seriamente. Tu senti la mancanza di quel cialtrone di No Way Jose, sia dal punto di vista della GIF, da Giovanni me lo aspetto perché ha dei gusti di merda in generale. Però da Mattia, che è una persona di gusto sostanzialmente, non, cioè, perché No Way Jose? Sì. Hai dei gusti di tutto sommato. Sei persona di gusto per quanto riguarda il wrestling, tutto sommato. Tornando a noi, perché a volte del sano trash è bello. Ma perché io non ho gusto, fammi capire. No, ma proprio per un caso. No. A te piace le Evans. Esatto. È già questo prova che tu non hai minimamente gusto dal punto di vista del wrestling. Ti piace il Drifter, tanto per cominciare. Poi cosa abbiamo? Ti piaceva Mr. Kennedy? Tanto per cominciare, adoravo Mr. Kennedy. Ecco, e ciò prova che non hai gusto. Questa cosa non gioca a tuo favore. Esatto. Ho capito. Ciascuno ha i suoi errori nel passato. Momento, perché il primo Mr. Kennedy in WWE era decente. A lui piaceva quello della TNA, che è diverso. Che è peggio. Fidatevi che è molto peggio. Ma no, sapete io ho sempre adorato Kennedy da quando l'ho visto in WWE e quando ha continuato dopo. Giova, c'è la tua marca, Simona Pantalone dice che piaceva anche a lei Mr. Kennedy. Quindi no, ma anche adesso, i tuoi fan. Visto che siamo in vera di confessioni, anche a me non dispiaceva il Kennedy della TNA. Il Kennedy della TNA di Essel mi ha rotto le palle alla seconda settimana. Io vi odio tutti. Il promo Il promo che fece creando gli Anderson Essels. Ma vai a cagare, detto col cuore proprio. A me piace tantissimo. Ma è la prova che non hai gusto. Adesso però voglio fare una domanda a voi. Infatti la domanda è spontanea. Dov'è Mr. Kennedy in questo momento? Che è completamente sparito. Io lo so, ha una sua scuola di wrestling. Qualcuno voglio che... farvi una domanda. Sì. Voglio farvi una domanda. Ok. A voi che siete stati suoi fan. Sì. Che cazzo di gimmick aveva? Ma soprattutto Azzo, la scuola viene portata avanti da Mr. Anderson e dai vari. Beh, dai vari è meno decente sul ring, effettivamente. Ma soprattutto
altra domanda importante. Chi cazzo gli passava quel microfono ogni volta? E perché si annunciava da solo? Perché? No, perché? E soprattutto, perché ha fatto la stessa gimmick per 16 anni senza mai evolvere? No, 16 anni no, però per tanto l'ha fatto, perché comunque lui è debuttato. Allora, ti faccio una terza domanda, Eric. Perché ha fatto cagare per tutti questi 16 anni? Questo è un altro discorso. Lì non, ce non l'ho io. Allora, ma ce l'ho non, io ma non c'è da 16 anni. Ce l'ho io. Ne ha fatti 10, perché lui ha debuttato in WWE nel 2000 e... nel 2006, sì, esatto. Nel 2005, no, 2005, scusami. Però devo ammettere che il suo selling con Michaels, con tanto di imitazione da Vinny, che faceva... è sempre un capolavoro. No. Ricordiamo che lui si chiamò, cioè fu chiamato Ken Kennedy, perché poi avevano piani di, diciamo, di... era una situazione di Vince però... Kennedy McMahon, però poi lui doveva essere rivelato come il figlio legittimo di Vince McMahon, sì. Ma poi allora... ebbe la grande idea di dire: io non ho mai preso steroidi in vita mia, venendo sgamato due giorni dopo, e si giocò ogni possibilità di push in quella compagnia. Dicevi, allora... Giovanni? Vai. Allora, ce l'ho io la spiegazione, ecco. Perché faceva scendere il microfono e compagnia. Allora, sì. Lui aveva semplicemente chiesto di poter usare quel microfono un po' vintage che usava lui per annunciarsi. Sì. Quel microfono aveva un cavo, no? L'avete notato tutti? Sì, il classico sì. Microfono sì. Old school. Semplicemente, diciamo. Sì. Semplicemente, la WWE, i dirigenti, sì. Hanno pensato di sfruttare la comodità dell'effetto Pac-Man della terra piatta, e sì. Quindi lo lanciavano nel backstage e arrivava dall'altra certo, parte. Sì, esatto. Tra l'altro, una persona che non, di cui non diremo il nome, ma il cognome, Pepsi Plunge, ha detto: pure io ho dei gusti di merda, ma mi fa cagare No Way Jose. Bravo Michael, bravo Michael, sono pienamente d'accordo. Applauso a Michael Pepsi Plunge. Sì, quindi lui quando è entrato No Way Jose non cantava, è vero. Non ci credo neanche se lo vedo qua davanti, guarda. C'è il video. Abbiamo la dimostrazione. C'è il video. Abbiamo le prove. Michael con l'entrata di No Way Jose stava buono. Sì. No, era ammutolito proprio. C'eravamo noi che festeggiavamo, eravamo tutti lì a cantare Eric che ballava sul suo seggiolino. Non è vero. E avete anche le prove, tra l'altro. Io ero disgustato, ma non da No Way Jose, ero disgustato da voi. Semmai sui suoi seggiolini, scusate. Sì, no, esatto. Ne avevo uno. Guarda che i sedili di Bologna sono abbastanza ampi. Comunque, tornando a quello che dicevamo, vediamo se ci saranno altri ingressi per quanto riguarda il main roster, e vediamo se porteranno su nomi un pochettino più sostanziosi dal punto di vista puramente tecnico, intendo. Queste aggiunte qua. Fatemi capire, adesso i McMahon sono tutte e quattro face, così. Sono tutte e quattro face e sono tutte e quattro a Raw e a SmackDown, anche se in realtà probabilmente Vince a SmackDown, visto che non ci vada più da un po' di tempo a questa parte, mi sa che non lo vedremo. Ma secondo me non lo vedremo neanche più a Raw. Ma anche secondo me non lo vedremo più. È stato una comunque sono molto felice di tutto ciò. Perché sì. Perché già mi stava sul cazzo Stefani da Fei, da Hill, figuriamoci da Face. Tra l'altro, una domanda che vi voglio porre io è questa. Sì. Perché tutte le donne meritavano una chance al titolo di Ronda ed è uscita Ruby Riot che fino a ieri... Ma poi, tra l'altro, io ho avuto un momento di straniamento lì in quel promo, perché... Anche io. Perché ha ripetuto 20 volte a Real Champion? No, io non parlo del promo di Ronda, che è stato un promo che non mi ha fatto cagare. Non faccio preferenze. Ho avuto un momento di straniamento, perché praticamente, a parte il fatto che sono arrivate in 92 a chiedere una title shot, sì. Quando ci sono open challenge ogni settimana e non vediamo mai scene di questo tipo. Poi praticamente arriva Stephanie McMahon. E dice: che cazzo fate? Venite qua. E poi comincia a parlare e dire: tutte queste otto donne meritano una chance per il titolo. E io mi guardo intorno e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E non capivo in quel momento perché avesse detto 8. Perché evidentemente la Riot Squad conta per una. La Riot Squad conta per una, evidentemente, per motivi strani. Da poi, effettivamente, ha lottato solo una, perché ha lottato solamente Ruby Riot.
Ma la domanda poi, che poi, mi ponevo poi, io era, ma perché Ruby Riot meritava una shot al titolo che l'altro giorno ieri ha perso? Vabbè, vogliamo parlare di title shot date a gente che perde? Per Roman Reigns potremmo andare avanti un anno, probabilmente. Vero anche quello. C'era il video che faceva vedere tutte le volte in cui Roman Reigns perde al pay-per-view e poi comunque la sera dopo otteneva un'opportunità titolata o una chance per vincere il titolo. A me sai cosa ha fatto ridere anche? Sì. Che Stefani diceva una cosa, basta con queste Open Challenge, saremo noi a dare al pubblico quello che vuole, però durante la show ci sono stati un bel paio. Ha detto anche tu stasera difenderai il titolo e poi al segmento dopo no, la settimana prossima, perché evidentemente si è confusa. Infatti. No, perché poi si è confusa probabilmente, visto che comunque effettivamente il match tra Natalia e Ronda Rousey è stato la sera stessa per il pubblico presente. Ha fatto un po' di casino, perché la puntata di Raw di lunedì l'hanno registrata ieri sera, immediatamente dopo la fine della diretta, visto che erano anche in California. Una puntata scoppiettante, esatto. Ragazzi. E tra l'altro sarà così anche questa sera, perché dopo la diretta di SmackDown dalle 5 alle 7 locali, allora, poi faranno subito la puntata di... Allora, dopo che ho visto... SmackDown, se gli spoiler mi ispirano anche qualcosina, magari qualche segmento lo guardo, ma rocco il cazzo che lo guardo. Ma poi senti, ascolta, io dicevo la stessa cosa e poi mi sono ritrovato SmackDown con i tacchini del New Day, ecco. E questa è la puntata del Natale, quindi attento a quello che hai dici. Hai ragione. Vi ricordiamo che la settimana prossima, martedì prossimo, per usare terminologia tecnica, col cazzo che faremo il post-show di Monday Night Raw, perché è Natale e abbiamo di meglio da fare. Allora, se volete ve lo facciamo adesso, vi leggiamo gli spoiler di settimana prossima e basta. Basta dire che è uguale agli show delle ultime settimane. Sì. Allora, smettetela perché Eric deve andare alla messa di Natale. No, allora, io non posso entrare in chiesa. Autocombustione spontanea. Bravo, autocombustione come Dick Cheney. Io non posso entrare in chiesa. Guarda che le porte delle chiese sono particolarmente grandi, le hanno fatte giganti. No, non è, prendo fuoco io se entro in chiesa. Cioè, sono come Dick Cheney in American Dad, non riesco a entrare io in... Dire a Mattia, cioè, visto che quel ragionamento lì l'ho fatto alla festa del ringraziamento, sì. E abbiamo visto come è andato a finire, per fortuna ho avuto l'intuizione il giorno prima e mi sono visto il più grande Monday Night della storia invece di quella puntata di merda di Raw. Perché SmackDown invece è stato uno show fenomenale quella settimana. No, però, capisci, se quello era lo show del ringraziamento, immaginatevi la puntata di SmackDown del Natale. La puntata di Raw del giorno prima, c'è il Massacre on 34 Street Fight che fanno tutti gli anni. Hanno un modo per salvare quel match lì. Ed è rubare un'idea alla TNA, in questo caso. Il tacchino? No. L'albero col filo spinato. È l'unica possibilità che hanno. Pare che ci sia solo una candlestick versione. Sì, candlestick, esatto, bastone da zucchero, esattamente. Bastone da zucchero, ma esatto. Figurati se a Natale ha detto nel mezzo il filo spinato. Ma finto! Cioè, ma chi se ne frega? Lo metti finto. Favore. Lo metti finto, cioè. A Natale puoi. Al più metteranno Big E che mangia come un maiale. No, quello in realtà è domani sera, perché c'è lo speciale di fine anno del New Day che pare particolarmente agghiacciante, giudicando dal segmento del New Day. Il segmento del New Day che festeggia il Natale è quotato quanto? Tanto tempo. C'è poco. Ragazzi, ce l'ho io. Io ho il segmento della vita. Sì. Facciamo il New Day che festeggia il Natale. Sarebbe bello, ma non lo faranno perché è la puntata natalizia. Però sarebbe molto bello. Sì. Il New Day che festeggia il Natale. Sprecano cibo, solita roba. Esce Brian. Esce Brian in versione il capitalismo deve morire e li uccide e li picchia selvaggiamente. E li picchia come delle zampogne. Sì, stiff. Allora, è Natale, sì. Non vincerà un cattivo neanche a pagato. No, vabbè. Quello è ovvio. Allora, Giova, nel tempo thread di settimana prossima tra McIntyre, Balor e Ziggler vince Balor, che è l'unico face. Cazzo. No, beh, tecnicamente anche Ziggler è un... No, Ziggler non è face.
ha detto che non è face, è una persona disgustosa. Beh, questo era evidente. No, ma l'ha detto lui! Non sono una persona simpatica. Vabbè, che c'entra? Puoi anche essere un face e essere una persona disgustosa, che c'entra? Cioè, non è, le due cose sì, non sono esclusive. No, però è lui che l'ha detto, la sua gimmick in questo momento è: io sono ancora heel perché non sono una persona bella, non sono una persona con cui puoi trattare, sì. Una cagata del genere. Comunque stasera a SmackDown c'è l'incoronazione di Asuka, c'è la cerimonia, diciamo, di presentazione del titolo. Sì, ovviamente, giapponese, ovviamente, sì, esatto, sì, la vestiranno da imperatore praticamente. E poi vedremo che succederà. No, allora, speriamo di avere tra l'altro aggiornamenti sulle condizioni dell'anno di Rey Mysterio dopo domenica. L'avete vista quell'immagine con Marty Scurll e la sedia e la scritta sì. Dentro l'anno di Rey Mysterio? No, quella me l'ero persa. Ma perché Mysterio vuole, come dire, ogni volta smentirmi? No, era un truco, era un gioco di prestigio, voleva far sparire la sedia. Solo che ha deciso di farla sparire dentro il suo ano, per motivi inspiegabili. Ho detto, ma perché Mysterio, ogni volta che dico la frase, non può lottare con un incattare più agghiacciante di questo, mi smentisce sempre? No, non lo so, era un chiaro mind game nei confronti di Randy Orton. Si è vestito da strisce pedonali per confondere Randy Orton. Comunque io visto che siamo poi addirittura da Rio per i pronostici, sì? Secondo me fanno il Mysterio contro Bryan a WrestleMania. È l'unico match che riesco a pensare. E tecnicamente credo che sia contro il match, perché comunque non è stato ancora fatto, effettivamente. Allora, l'unica andava probabilmente fatto tipo 10 anni fa, però. L'unico match che mi piacerebbe di più, però uno è a Raw e l'altro a SmackDown. Ma mandate Angle a SmackDown e facciamo SmackDown Angle contro Brian. No, sei pazzo, c'ha 60 anni Angle. Sì, ma sarebbe bellissimo lo stesso. Non credo, cioè, quel treno lì temo sia passato. Meglio Angle contro Mysterio, basta che lo pesti. Basta che lo pesti, così, a cazzo. Proprio. No, Brian contro Mysterio. Brian da Hill ha fatto i due migliori match della sua carriera in WWE. Non arrivo a dirti tanto, ma io credo che la grandezza di Brian più che in questo run sia più nei promo che non nei match. Non che i match siano brutti, attenzione. E la cosa bella è che è sempre stato detto che Brian al microfono ma sai qual è anche il suo punto di forza, credo, in questo momento, che sta facendo, che è evidente che si sta scrivendo lui i promo, tra l'altro, sì. Cioè. No, ma poi Eric, cioè, chiaro che è eccezionale nei promo, però anche negli incontri. Allora, ha tirato fuori un match con AJ Styles da paura, sì, veramente sì, un gran bel match, sì, molto ed bello. Ha tirato fuori un grande match, l'ultimo grande match di Lesnar dai tempi dall'anno scorso, probabilmente, perché sì. Anche con AJ Styles. Con AJ Styles c'è un grandissimo match, sì. Sì, 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 sì. Vabbè, Giova, grazie. Giova, sta facendo il wrestler che faceva in Serie B. Chi? C'ha la stessa gimmick che aveva quando stava in Serie B. Quindi, lo stesso stile di quando stava in Serie B. Non l'ho mai visto in Serie B. Lo so che tu non ti abbassi a guardare le cose in Serie B, sì. Però sta praticamente facendo le stesse cose che facevi in Serie B. Ma non ha mai lottato in Serie B, Daniel Bryan. Sì. Ha lottato. Sì. Giovanni, Giovanni, sì. Ci sei? Ce la fai? Sei connesso? Benissimo, andiamo avanti. Tornando alla puntata di... Sei un imbecille. D'ora in poi sarà la tua nuova gimmick. Ah, io sono un imbecille. Abbiamo deciso di rinnovarti. Abbiamo deciso che da oggi avrai un fresh start anche tu. Non sarai più il paladino del web, sarai il Pino Campagna. Esatto, del wrestling web. Io intanto annuncio querela nei confronti di Michael Pizziplunge. Perché cosa ha fatto? Ha detto confermo Eric Ballava. Questa è diffamazione, non hai le prove, quindi questa è diffamazione. Questa è diffamazione. Che mi sono perso Eric che ballava. Ma non è assolutamente vero. Guarda che è stato un balletto che ricordo. Non avete le prove.
non avete assolutamente le prove. Io ripeto, le prove ci sono nella non nostra testa. Non le avete perché non è mai successo, e quello è il punto. Io ripeto, confesso che qua nel Tunnel Drifter, sì, a confronto rispetto alla scena al pay per view della TNA, lì a Final Resolution ero tranquillo, pacato e rilassato. Alla Madonna. Io mi ricordo come eri. Io mi ricordo come eri a fare la Resolution. Ho iniziato a urlare come un imbecille. Il Drifter! Cioè, è presente le ragazzine al concerto dei Take That degli, sì, anni, non so che. Ecco, ero io. Immaginarti te come gruppi del Drifter è un pensiero orrido. Esatto. E poi vedevo la faccia di chi mi riprendeva, dire: ma questo ci è o ci fa? Cioè, è proprio scemo, era proprio la dimostrazione. Esattamente, la reazione è stata più o meno quella. E io adesso, che non me ne Giova, però pensa se adesso arrivasse, se la show fosse adesso, non avresti solo il Drifter in quel match, avresti anche Bobby Lashley. Sì. Vabbè, cioè, e allora per chi ti favi? Per Drifter o Bobby Lashley? Sarei stato combattuto, sai, avrei iniziato a urlare both these guys. Esatto. dicevo, a proposito di Lashley, l'avevi poi scaricata la maglietta e tutto? No, non l'ho più trovata. L'avevo trovata oggi, ti passo il link appena, sì, della persona che ha messo l'immagine, così la back to trovare. Dominate. Esatto, con il culo di Lashley al posto. Ma vai. I Chichens of Pain che fine hanno fatto? I Chichens of Pain hanno lottato ieri sera, hanno perso contro i Revival in una Fatal 4-Way. Ah, già che c'erano il Fatal 4-Way. Tra l'altro, scusate. Tra l'altro è un nuovo inizio, è un fresh start, quindi dobbiamo togliere le cose che non piacevano al pubblico, sì, tipo le clausole di rematch. Ma quella effettivamente comunque per carità, è piuttosto bassa. Sono totalmente d'accordo. Sono totalmente d'accordo con te. Perché quando AJ avrà la clausola di rematch, quando AJ farà comunque il rematch, o chi per lui, o Hollins avrà la clausola del suo cazzo di rematch, sì, nessuno se ne ricorderà di questa cosa. Ma perché, scusami, tu non vedi l'ora di vedere altri 25 minuti di Rollins e Ambrose nel nulla, praticamente? Guarda. Però devo dire, sai cosa mi ha fatto ancora più ridere? Perché non me l'aspettavo, devo dirti la verità. Mi ha fatto molto più ridere quello che è successo a Raw ieri. Uh-huh. Perché l'altro giorno, lo ha tradito il giorno che Roman aveva la leucemia. Ha detto cose orribili. Però fino a domenica non era personale. Ma ora che ha perso il titolo è diventata una cosa personale, eh? Sì. È diventata una cosa personale adesso. Anzi, no, è diventata una cosa personale perché i fan si sono lamentati che era noioso. Sì, adesso è personale. Sì, che poi tra l'altro non... Cioè, come è spiegato... No, la storyline è una cagata. No, ma a parte quello, ma come è spiegato molto bene oggi nel Wrestling Observer Radio... Non è la storia che... Cioè, se la storia era Rollins tenta di fare il suo match, ma poi perde la pazienza, perde il controllo e la cosa gli costa il match, non è minimamente quello che è successo. No, è successo negli ultimi 2 secondi. Ma nemmeno, tutto sommato. Nemmeno, non sono... No, guarda, poi, devo dirti la verità... Perso il controllo in che senso poi, tra l'altro, perso il controllo? Poi per carità, addosso, non lo so. È un po' ingeneroso, perché bisogna dire anche questo, cioè Rollins per mesi ha portato avanti la baracca, questo è uno dei primi brutti match che fa nell'anno. Sì. Quindi è un po' ingeneroso da questo punto di vista. Però Toma, Mattia, ti mando l'immagine che stavi cercando, in alto a destra c'è la username. Dicevi, Giovanni? No, dicevo, Rollins è uno dei pochi match brutti che ha fatto quest'anno, quindi magari è un po' ingeneroso criticarlo così, però... Dopo lo cerco. Però fatto sta che la rivalità è brutta e il match è stato brutto, poi... Arrivo, eh. Tanto parlando di WWE 2K, oggi è uscito il DLC con le mosse, vai.
Tra l'altro, sai che ho tante preoccupazioni se davvero vedremo Rollins contro Lesnar a WrestleMania. No, più che altro perché se continua così rischiamo di danneggiarlo come risposta dal pubblico. Chi ci dice che non cambino idea da qui alla Royal Rumble? È tanto la risposta del pubblico che mi spaventa, perché Rollins, ti ripeto, è un match brutto che ha fatto, ma per il resto c'è. No, però è anche la storyline è una merda, lo so, quindi so, quello può danneggiarlo, non so come dire. Può danneggiarlo. Però il discorso è un altro, il discorso è che io temo che rivedremo un altro Ambrose contro Lesnar, ovvero un altro Lesnar che tiene una voglia di lavorare che è la stessa che ho io di vedere Eric che balla No Way. Non c'è pericolo, non è mai successo. Secondo dai. Me, comunque, tu ieri non c'eri, ma ne abbiamo parlato molto approfonditamente ieri della cosa. Il problema del match tra Rollins e Ambrose è che non hanno combattuto con la giusta intensità. Strano, perché Rollins, se c'è uno che ci mette intensità, quello è Rollins. Sì, ma hanno raccontato una storia di merda, nel senso che... Non ci credevano. Che non ci credevano, è che dovevano fare un match dove questi due si odiavano ed è stato un match da appunto, e non credevano nella storia. Sì, non hanno usato quell'intensità straordinaria che doveva esserci. Certo. Esattamente, cioè, guarda Brian che cosa ci ha messo ieri. Vabbè, ma Brian, lo dicevo ieri, Brian e Styles, a differenza di loro due, hanno usato tutto quello che hanno usato hanno fatto nella costruzione del match, lo hanno richiamato durante il loro match, perché se ti ricordi durante la costruzione, Brian lavorava sulla gamba di AJ ha lavorato sulla gamba di Brian, vero, cioè, hanno fatto il secondo match, perché poi il main event li ha battuto veramente, vabbè, ragazzi. No, secondo me è stato il match rimane più bello Brian contro Styles. No, il main event è piaciuto tanto, veramente tanto. Sì, bello, però sono d'accordo con Mattia, mi è piaciuto di più quello di Brian Styles. Il main event è stato bello, si sono impegnate tanto, hanno fatto bene, però è il solito problema delle donne quando gli fanno fare sti match. Vogliono fare talmente tante cose che alcune robe non gli vengono così bene. Uh-huh. È il primo, cioè, c'è anche questo. Ma non è il primo. Cioè, il primo paio di... Sì. Ah, ok. Intanto abbiamo una notizia che può interessare chi eventualmente sta cercando o comunque ha in mente di andare in vacanza il prossimo anno e vuole fare una vacanza a Stanford. Non a Stanford, fortunatamente no. Quello... A proposito, non abbiamo parlato del match. Meno male, aggiungerei anche. Scusate, colpa mia che... No, dobbiamo parlare del tables, allora. Giova, visto che tu sei una persona di sani principi... Sì. Una persona vera, non come questi musoni qua che dicono di capirne, ma in realtà non capisco. Mattia, ti dico solo una cosa: la mia serata di SmackDown fu risollevata da quello che dal mixtape. No, ma non parlo di Jinder. Io sto parlando del grande tributo, della grande lotta di una figlia per il padre, per l'onore del padre, esatto. You got me, daddy. Esatto. Comunque dicevo... Anzi, sicuramente l'ha detto anche alla fine del Gauntlet. Certo. Secondo me, però, non basta, Mattia. Comunque dicevo, se dovete farsi crescere la barba per essere un po' più in gimmick. Ecco. Se dovete, organizzare la vacanza, vi consigliamo di tenere d'occhio l'account di Chris Jericho, perché domani alle 20 ora italiana ci saranno notizie. Un grande annuncio domani @JerichoCruz, quindi probabilmente... Notizie sulla seconda crociera di Chris Jericho, che quest'anno è stato un notevole successo. Vediamo se il prossimo anno sarà così. Sarà anche interessante vedere chi sarà coinvolto, perché quest'anno è stato coinvolto da Ring of Honor con i Bucks, Kenny Omega e compagnia cantante. Anche Impact, con gli LAX e Sami Callihan. Col fatto che in Ring of Honor Omega, i Bucks e compagnia cantante non ci vadano più perché stanno per aprire la loro compagnia, sarà interessante vedere chi sarà coinvolto in questo, diciamo, nella seconda crociera di Chris Jericho. Eric, dica.
Una domanda. Sì. Come Street Team, voi vi coinvolgono ancora in quei sondaggi, quelle cose d'opinione? Cioè, ogni tanto arrivano. Sì. Potreste mandare un suggerimento per la puntata di SmackDown di Natale? No, assolutamente no. Ma è una cosa importante, è un atto umanitario. Assolutamente no. È una cosa umanitaria, Eric. Non, sì. È solidarietà. Sì, vabbè, sentiamo. Visto che faranno visto che faranno il segmento in cui Big E mangerà di tutto, sì, chiedi loro di riservare, cercare di evitare di mandare sprecato almeno un panettone, così lo mandiamo a Mourinho. No, vabbè, ma smetti, ma finisci. Facciamo questo gesto di carità. Giova, io capisco il rosicare, ma è passato anche un mese da quella partita. Esatto, dove avete esattamente. Poi ci sei, ce la fai, sei connesso. Basta. Esatto. Poi ti lamenti dei tifosi delle altre squadre che rosicano. Hai ragione, Mattia. Pensa come si può andare in disgrazia nel giro di un mese. Vabbè. Tu ne sai qualcosa. Tornando a noi, il discorso. Io sono dispiaciuto per un grande uomo di sport che mi mancherà tanto. Sì, certo, ecco, va bene. Possiamo andare avanti o la finiamo con queste minchiate? Dicevo, tornando a noi, abbiamo avuto il four-way di coppia per Paladino tipo la Juve. Ma non è più il Paladino, è Pino Campagna. Esatto, è Pino Campagna, esattamente. Tornando a noi, four-way di coppia per decretare disgustoso addirittura, no, francamente. Mamma mia, stavo addormentandomi. No, io francamente ho avuto problemi a gestire il gauntlet femminile, che per carità è stato buono, però è durato una vita. Più che altro perché dopo 10 minuti e un quarto d'ora ho realizzato che sarebbe durato tutta l'ora questo match, quindi... Ma è giusto, tutte quelle donne meritano un'opportunità. No, ma per carità, non mi dà neanche fastidio il fatto che l'abbiano fatto tutta l'ora. Vabbè, perché tu sei un misogino di merda, però il fatto che non, abbiano dato alla terza ora tutti, cioè che abbiano dato il match femminile per tutta la terza ora, non mi dà fastidio, francamente, anzi. È una cosa nuova, quantomeno, che non fanno abitualmente. Detto questo, il match in sé, diciamo, ho visto di meglio, tutto qua, mettiamola così. Ricordo ancora quando in questa trasmissione dissi: ma Giovanni, guarda che è misogino, e voi avete risposto: ma no, Giovanni non ha mai fatto battute misogine. Ho cambiato idea. Ecco, finalmente. Ho ampiamente cambiato idea. Ma non è il discorso del genere femminile o meno, è il discorso che l'idea fa schifo, l'esecuzione ancora di più. No, ma l'idea non fa schifo, cioè l'idea di un gauntlet match delle donne non fa schifo. Certo, non è l'idea, è come l'hai portata, cioè... Già, il problema non è però le donne a quel punto, il problema è Mamma Oka, quello è un altro discorso. Ho capito, allora Eric, è tutto l'insieme, cioè noi non ci dimentichiamo che è grazie ad una delle porcate di booking più grossa del millennio per cui Charlotte il suo match con Ronda Rousey a WrestleMania non lo avrà più. No, non è vero che non lo avrà quest'anno, però, poi lo avrà probabilmente. Anche perché figurati, c'è ancora la storia delle Four Swimming da fare. Ha voglia. Sì, però hai capito che voglio dire. Cioè, sembravi la vecchia di Babbo Satana. Chi dei due, io? Sì, vabbè. Babbo Demonio era. Non mi ricordo minimamente il riferimento. Non ti ricordi Babbo Demonio? Era quando lo faceva ridere ai tempi. Almeno 10 anni fa. Appunto, chi si ricorda? Non mi ricordo quello che ho fatto stamattina, mi devo ricordare cosa 10 anni fa lo 205. Comunque, tornando a noi, four way di coppia, c'erano i Lucha House Party, più fastidiosi che mai, tra l'altro. Però hanno abolito le Lucha House Rules. E grazie al cazzo. Grazie a Dio. Leo, Instagram, Doz. Vado. Allora, i Lucha House Party, gli AOP, i Revival e il quarto tag team erano Curtis Axel e Bo Dallas, che sono finiti totalmente nel dimenticatoio, poveracci. Vittoria da parte dei Revival, che tra una settimana, nella puntata di Natale, affronteranno
affronteranno i campioni di coppia Sheamus e The Bar in un match Sheamus e Cesaro, chiedo scusa, ovvero The Bar in un match il contro il tecnicamente, anche se in realtà un pochettino Scott Dawson e Dash Wilder nell'ultimo mese li hanno un po' trattati come come più come face come... esatto, sì, perché poverini l'hanno sempre presa in culo da Lucha Los Party con le idiote Lucha Los Party Rules, quindi effettivamente vabbè, è lì, lasciamo perdere. Come? No, niente, andiamo avanti. No, non ho capito cosa hai detto. No, no, niente, ho detto lasciamo perdere, perché poi inizio a dire parolacce e questo è un programma delle famiglie. Ma quando mai? A parte, che, quando? Sono, a parte che sono le 23.49, quindi ormai le famiglie dormono, però... comunque... Scusa, Eric. Dimmi. Me lo sono perso. Perché dovrebbero andare contro i campioni di SmackDown? Ah, no, scusa, ho detto una cazzata io, perché sono i campioni di Rocky, cazzo... Ah, Chad Gable e Bobby Roode. Chad Gable e Bobby Roode. Era mio, sì, hai ragione, era mio, vanno contro... Hai ragione, cioè, tanto che do importanza ai titoli di coppia che sì. Me era passato, non ci ho fatto caso. E infatti, è un'ulteriore testimonianza del livello basso dei titoli di Raw, praticamente. Vabbè, ma fammi capire perché i titoli di Raw hanno un livello basso quando c'è una coppia così affiatata, sì. Così ben composta. Beh, no, adesso no, hanno anche il ring attack incoordinato, quindi diciamo che un pochettino più in sintonia lo sono. No? Hai ragione, allora, finalmente hanno le magliette uguali. Il creatore. No, il creatore non hanno le magliette perché hanno adesso Gable non lotta più con il singlet. Sì, ma hai capito che voglio dire. Sì, cioè, l'attire è l'ultimo dei problemi, certo, per due messi lì assolutamente. No, certamente, certamente. Beh, però due che sono messi a caso, tech team possono poi diventarlo, Niente glielo vieta. Sheamus e Cesaro sono due che hanno messo a caso e sono diventati un tech team alla fin fine. Ma lo stesso Sheamus e Cesaro in storyline ricordiamo che furono messi da Mick Foley in tech team dopo che si erano ammazzati di botte per sette match, se non ricordo male. Ma lo stesso io lo ricordo quando lo misero in TNA con James Storm a fare Bill Money, io dissi Sheamus e Cesaro clamorosamente. No, ma infatti, cioè, non è detto che non possono diventare un ottimo tech team. È evidente che nel caso di Bobby Roode sia un ripiego. Però è anche vero che di girarlo heel in questo momento non ne hanno intenzione e di pusharlo ancora meno. Quindi almeno c'è una cintura intorno alla vita, ci fanno qualcosa. Però, Eric, dica, domanda, la roba lì di Back to Dominate. Sì. Ah, ma è su Xbox, non è su PlayStation 3. È su PlayStation? No, è su Xbox. Beh, sì, vero. BY. Xbox. È vero. Beh, prova a cercare sotto New Legacy se trovi qualcosa. Magari da qualcuno. Non c'è, mi sa. Qualcuno l'ha messa anche lì, magari. Parlare di nuovo. Mm-hmm. Ragazzi, io vi abbandonerei. Buonanotte, Pino. Volevo ringraziare. Ciao, Pino. Ciao, Pino. Ciao. Volevo Ciao, intervenire Pino. In questa puntata importante dopo la rivoluzione. Sì. Sì. Mm-hmm. E quindi mi sentivo il dovere di intervenire, devo dire una cosa. Sì. Guarda. Hai fatto bene, Giova. Noi francamente no, però la speranza a me ha fatto piacere, Giova. La speranza è che da buona rivoluzione che si rispetti al... Vai, scusa. Cioè, almeno qualcuno che perde la testa con la ghigliottina ci sarà. Ma no, non credo proprio, francamente. Non credo che arriveremo a quello. Ed è un peccato, Pino. Ma scusatemi, ma la lotta tra i fratelli, la supremazia del brand. No, ormai non ce ne frega più un cazzo. È finito tutto. È finito tutto, Giovanni. Ti ricordi cosa diceva Glauco? Ho capito, ma abbiamo appena 11 mesi prima del prossimo scontro. Ti ricordi cosa diceva Glauco quando trasformavano il film La Casta in Natale con la Casta? Sì. Tutte le cose scritte, girate e con amore se ne vanno tutte a fanculo adesso. Sì. È questo. Esatto, va bene. Ma non potevano corti degni dello zecchino d'oro in replica? Ma perché? Ma per quale motivo? Magari si... Perché adesso... Non cambierà un cazzo, Giova! Lascia stare che non cambierà niente, ma è chiaro che l'annuncio è dovuto... Penso, no? Non credo che sia una cosa... Sì. Ma cioè, sì...
non cambierà niente, però per esempio, domanda, se non fosse successo, il rischio di vedere ancora un altro mesetto se non più di Baron Corbin? No, avrebbe perso comunque, secondo me. Cioè, Strowman comunque lo avrebbe ammazzato a pay per view. Cioè, non... Corbin ce lo becchiamo lo stesso, non è che adesso sparisce. Vabbè, lascia perdere, però comunque come ma non ce lo becchiamo come GM, almeno quello. Sì, però comunque se non te lo becchi come GM, ma se comunque si occupa, si prende, anzi, scusa, 30-40 minuti di show, alla fine non è che cambia moltissimo, eh. No, beh, ora se li hai presi puoi andare a scendere, dai, non credo. Vabbè. Giovanni, ti lasciamo con un invito che è questo. Ma vai a scaricare le email, fatti un po' di memoria, basta di ste scene. Ecco, appunto, va bene, torniamo a noi. Anzi, Giova, in onore della tua gimmick morta ti dico Esatto, sì, no. Allora, questa sera ce la fai a farlo decentemente? Secondo me no, Mattia. Dovete ringraziare che papi, ce la fai. Giusto, non può partire da quella, ecco. Non... Lascia stare. Va bene. Buonanotte, Giovanni. Che poi l'età da papi ce l'ha, Giova. Sì, esatto. Sì, è ormai anche lui ampiamente un vecchio inutile. Quindi è un quarantenne. Esatto, sì. Quindi ci sta ampiamente. Va buono. Buonanotte, Giovanni. Ciao, Giova. Ciao. È già andato via, credo. Ecco. Papi, ce la fai? Ecco. Sei connesso? Ci chiedono cose serie. Zayn e Steen quando rientrano? Royal Rumble, secondo me. Li vediamo alla Royal Rumble. Questa è un'ottima domanda, perché... Cioè, anch'io sono rimasto comunque sorpreso da questi due annunci. Ma io, io bene o male ci ho sempre pensato che tornassero... Almeno uno dei due che tornasse alla Royal Rumble. Anche Owens. Cioè, più... Zayn sapevamo che sarebbe stato pronto prima, molto probabilmente, rispetto a Owens. Zayn avevano detto giugno-luglio. No, giugno-luglio no. No. Sì, fidati. Avevano detto che sarebbe stato fuori molto a lungo. No, io mi ricordavo bene o male anche lui intorno a WrestleMania, come periodo. Anch'io. No, io mi ricordavo anche lui. Era l'ultimo Allora, l'ultima notizia era del... Vediamo un pochettino. Era di maggio. Ed era un infortunio alla spalla. Cioè, l'hanno operato a maggio. Da addirittura un anno di infortunio per una spalla? No. Cioè, io ero rimasto intorno ai 6-9 mesi, però dalla data di infortunio. Quindi... Il periodo era bene o male intorno a WrestleMania, se non prima, poco dopo, però bene o male il periodo io ho sempre sentito che era quello, praticamente, per il suo rientro. Era più dubbioso Kevin Owens si diceva febbraio-marzo, praticamente. Però sotto sotto ci ho sempre pensato che lui alla Royal Rumble potesse rientrare, perché la Royal Rumble è un match che comunque puoi fare... impegnandoti, cioè non è un match molto provante per il fisico a livello di bump, intendo, è provante perché comunque magari se devi fare l'Ironman stai sul ring 20-30-40 minuti, quello sicuramente, però se guardi la Royal Rumble, molto della Royal Rumble è fatto con fasi di assoluto riposo sul quadrato, sì. Cioè con fasi di lotta all'angolo dove cercano di eliminarti, però da fin fine Sono fasi poco dispendiose per il fisico, quindi la Rumble, poi se fai 5-6 minuti, alla fin fine non hai neanche particolare bisogno di essere preparato al 100%. Farà la Royal Rumble, magari non fa il secondo pay-per-view che è Elimination Chamber, magari lo rivediamo a marzo, probabilmente, cioè a Fastlane, che è l'ultimo pay-per-view prima di WrestleMania. Comunque, vediamo, buono che rientrano tutte e due, dovessi dire rientrano alla Royal Rumble. Zayn Rumble e Owens WrestleMania. No, Owens WrestleMania no, non difficile che non uscirò 4 mesi prima. Secondo me torna prima. No, infatti. Se non la Royal Rumble a febbraio, però... non annunci 4 mesi prima, cioè non ne vedo senso. Ma infatti, cioè, se li hanno annunciati adesso, penso che entrambi torneranno molto prima di WrestleMania. Esatto, tra un mesetto quando ci sarà la Royal Rumble, alla fin fine. Sì. Scusatemi un attimo, dice inizialmente, no, non credo, ti ripeto, Andrew Foglior, inizialmente doveva essere Zayn Rumble e Owens WrestleMania, poi i tempi di recupero sono accorciati. Zayn, bene o male si diceva, Owens era WrestleMania, mi ricordo, Zayn
quasi. Adesso non ricordo se era gennaio, effettivamente, come dici tu, o qualcosa del genere. Però sì, Zayn sarebbe tornato. Sapevamo che sarebbe tornato prima, più che altro perché si è fatto male prima, alla fin fine, rispetto a Owens. Altre cose da segnalare da Raw. Ambrose ha fatto il classico promo con. Come possiamo definirli praticamente quelli che si è portato dietro? La SWAT. Sì. Ma tra l'altro, Eric, non so se sono stato l'unico, ma io quando è uscito con la SWAT l'avevo chiamata. Uno dei due si capiva abbastanza che era Rollins dal punto di vista. Sì. L'avevo capito subito. Io. Comunque, vabbè, sta faida purtroppo andrà avanti. Un'altra faida che va avanti è quella tra Elias e Bobby Lashley, che si è conclusa ieri sera con Elias che schianta la chitarra sulla schiena di Lashley. Lashley non l'ha venduta granché, in realtà, sta cosa. Però... No, non l'ha venduta un cazzo. Esatto, è volato comodamente fuori dal ring, ma è praticamente atterrato in piedi. Comunque, vabbè, niente di grave. No, alla fine, comunque, stavo guardando i dati di ascolto di Rodi ieri sera. Alla fine hanno guadagnato il 10% rispetto alla settimana scorsa, perché hanno fatto 2 milioni e mezzo di dato di ascolto. La prima ora ha fatto 2 milioni e 7, la seconda ora 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 558, la prima ora 2,717, la terza 2,367, quindi il calo comunque c'è stato, è normale, tra prima e terza ora. Il secondo me è andata anche bene la terza ora, io pensavo peggio. Sì, sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Anche perché il Monday Night Football ha fatto 13 milioni, che è il secondo dato, secondo dato migliore della stagione per quanto riguarda il Monday Night. Su ESPN, a livello di programmi che hanno battuto ieri sera a Raw, a parte ovviamente il football americano e le notizie, che bene o male vanno sempre meglio rispetto allo show della WWE. Beh, no, alla fine solamente WrestleMania ha battuto Raw a livello di, diciamo, di dati di ascolto, perché NXT ha fatto 2 milioni e 3 e Raw ha fatto di più. Gli altri programmi di Fox News hanno fatto 2.355 e così via, però in media ha fatto di più, ed è nella fascia in cui sono andati in onda, cioè le 8 alle 9 di sera, Raw ha fatto 2.700.000, 2.500.000, quindi per la prima volta da molto tempo a questa parte Raw batte Fox News, che non succedeva da un po' di tempo. In chiaro, guardavo i programmi, ABC ha fatto 3.800.000 con Great Christmas Light Fight, cos'è? Un talent dove lottano le migliori voci, le migliori luci di Natale, evidentemente. Vabbè, fanno cose un po' strane in America. The Voice su NBC ha fatto 9.400.000. Repliche di Magnum PI alle 9 su CBS ha fatto 4.000.000. The Neighborhood alle 8 ha fatto 6.000.000 ed era puntata nuova. Happy Together 4.001.000. Lo speciale America's Got Talent. Natalizio ha fatto 6.001.000 su NBC, su Fox hanno fatto repliche, quindi non le conterei molto, hanno fatto 2.000.000. Non c'è stato moltissimo a livello di... adesso diciamo che inizia il periodo proprio dove la programmazione anche in chiaro va abbastanza donne di facce di costumi a livello qualitativo. Credo che i cartoni animati per esempio di Fox siano già finiti, per esempio, riprendono poi a gennaio. TV Showtime, subito quando iniziano a me le serie, grazie a TV Showtime, sì. E lo riprendono tra 20 giorni. Stasera, per esempio, la concorrenza per quanto riguarda... Non c'è più nulla. Allora, in chiaro ci sono repliche, per esempio su CBS ci sono repliche di NCIS... FBI e NCIS New Orleans dalle 8 alle 11. L'unico programma inedito, anzi, gli unici programmi inediti in chiaro su CBS questa sera sono Stephen Colbert quello dopo, Late Night Show con James Corden, che non mi ricordo mai il conduttore, molto bravo anche lui. Su NBC in chiaro di nuovo c'è The Voice, che inizia alle 9 e finisce alle 11, preceduto da 3 ore stasera The Voice, dalle 8 alle 11 praticamente va in onda questa sera. Poi vabbè, c'è Tonight Show. Su CW c'è Greatest Holiday Video Countdown, cioè la classifica dei video migliori natali, cioè paperissimo di Natale sostanzialmente. Dobbiamo stare vicini. Esatto, sì, ecco, fallo ancora e vengo lì con un bastone. Su ABC ci sono repliche dei telefilm. Smettila. Io ti voglio bene. Smettila. Su Fox c'è The Gifted, no, ma anche di sono repliche. Alla fine, praticamente in chiaro, di nuovo non c'è un cazzo. Non c'è più nulla. A parte The Voice, su NBC non c'è
non c'è assolutamente nulla. Sul cavo magari c'è qualcosina in più. Stasera, per esempio, su ESPN, che cazzo c'è stasera? Ah no, c'è Sports Center su ESPN questa sera, quindi non c'è veramente una mazza a livello di eventi sportivi. L'NBA? perché ridi, scusa? perché ridete? Perché c'è il video della prova che tu stavi ballando, Eric. No, non esiste. L'ha appena mandato Michael su. Se sei un uomo, metti in diffusione. Assolutamente no, perché non esiste questo video. Comunque... Scusa? Non ho capito. Metteremo sulla pagina del caffè. Non c'è assolutamente nulla. Non c'è assolutamente nulla. Sto continuando a riguardarmelo, è bellissimo. Ecco. Tornando a noi, lo mettiamo subito sulla pagina del caffè. Non avete le prove. Non è... Eccola qua la vera prova. Allora lo vado subito ad appare nella pagina del caffè che gestisco, certo. Ovviamente. Questa è diffamazione, avete modificato le immagini. Ma non è vero, è un video vero. Tu non c'eri, come fai a sapere che non sono le immagini vere? Certo, sì, esatto. Sono un videomaker, questa, vedo quando sono vere. Questa, no, è bella poi la faccia finale di Michael sul video. Perché non ci credeva che tu ballavi. Ma infatti non sono io. Infatti, ma sai che Michael in questa, con questa faccia qui sembra Aiden English? Un'altra delle persone che assomiglia a Michael. Sai che quando hai detto con questa faccia qua pensavo che dicessi qualche altra cosa relativamente a Michael? No. Peraltro ampiamente meritata, ma quello è un altro discorso. Tornando a noi, no, sto guardando che cazzo c'è in chiaro stasera, a parte... No, sul cavo, scusami. C'è... L'NBA, allora c'è l'NBA su NBA TV, c'è Lakers contro Brooklyn, però non è che ci sia moltissimo effettivamente. Su TNT non ha il basket stasera, vediamo un po', mentre invece su altri canali, no veramente non c'è una mazza neanche sul cavo, cioè veramente SmackDown ha buone possibilità questa sera di far bene, perché veramente non c'è niente a livello di concorrenza televisiva per quanto riguarda i canali anche sul via cavo, quindi vediamo cosa vanno a combinare praticamente questa sera. Sì, adesso, sì, certo, guarda. È veramente un capolavoro. Esatto, certo. Esattamente. Le vere prove. Certo, sì, guarda. Assolutamente. Siete più finti di Fox News, e questo credo che la dica assolutamente lui. Tu sei un musone che non dice la verità. Certo, sì. Un musone che mente. Certo, sì, come no. Allora, altre cose a segnare di Raw veramente non ne ho. Quindi no, direi andiamo di andare... alla Kenny, dobbiamo, sì, recuperare, dobbiamo recuperare le domande di ieri, le andiamo a recuperare immediatamente. Dammi solo un secondo che vado a riprenderle, eccole qua. Allora, un anno fa vi sareste immaginati una ronda così brava? Bella domanda. Però pensavo avrebbe fatto molto bene. Io ero il più scettico di tutti e comunque, cioè, non è la mia wrestler preferita, però comunque ha fatto bene, alcuni match che ha fatto si è fatto si è adattata in modo, si è adattata molto in bene. Modo impressionante. Sì, assolutamente, sì, impressionante. Sì, sì. Quando e come far salire la Undisputed Era? Allora, quando non prima di SummerSlam dell'anno prossimo. Esatto. E come? Beh, basta che gli fai attaccare qualcuno, cioè... Gli fai attaccare il campione, esatto, stile Nexus. Esattamente. Fai fare una roba tipo Nexus, in teoria dovrebbero fare. Fai fare il loro debutto NXT, né più né meno, alla fine. Sì. Perché comunque loro NXT hanno attaccato... No. Cioè Adam Cole in realtà ha debuttato attaccando il campione, perché gli altri due avevano già... Gli altri due hanno debuttato distruggendo la categoria di coppia. No, infatti avevano già fatto casino prima, quello intendo. Cioè non è che... proprio uguale no, li fai attaccare il campione a tutti e tre allo stesso tempo, praticamente. Con Dakota rotta, le face donne di NXT sono solo dei giapponesi, ma non potranno soltanto farsi menare dalle Horsewomen per 6 mesi. Cosa fare e come gestire? Portarsi qualcuno in zona main event, effettivamente, perché comunque il problema è chi effettivamente? Beh, oddio, da c'è Bianca Belair. Ma non è una face, è Mia Yim, non lo so. Mia Yim effettivamente può essere spinta, sì. Stavo guardando un attimo chi hanno
dispendibile alla fin fine subito in zona medio-alta della card. Allora, roster, eccolo qua, personale WWE NXT. Allora, vediamo un po' le donne che hanno. Aaliyah no, lasciamo stare. Bianca Belair nemmeno, perché comunque è una heel. Beh, Candice LeRae può essere spinta quando vogliono. Cazzo sì. Quando vogliono, praticamente. Diona Purrazzo, un'altra che può essere spinta quando vogliono, praticamente, perché comunque è un'ottima lottatrice. No, gente ne hanno, però effettivamente è abbastanza in zona medio-bassa della carta di NXT, effettivamente. Poi, possono volendo attingere un attimo da NXT UK, se proprio volessero, cioè... Sì, infatti. Tony Storm in questo momento non c'è un cazzo da fare. Tony Storm, esatto. Cioè, è campionessa da BXW, quello sì, però volendo potrebbe essere portata negli Stati Uniti, volendo puoi spingere lei. Non mi pare ci sia l'intenzione, però volendo puoi anche far così, eventualmente. Comunque sì, i nomi che mi giocherei subito sono eventualmente Diona Purrazzo, Mia Yim e Candice LeRae. Sono i tre nomi che puoi spingere quando vuoi. Che poi tecnicamente anche Kenny è il o sbaglio? Una via di mezzo, perché comunque ha fatto il match a NXT immediatamente dopo TakeOver e poi anche lei è praticamente sparita. Quindi, non si sa quale sia il suo allineamento. Andrea Macera, Ambrose Rollins è stato sì noioso, ma quantomeno ha tenuto fede al promo di Ambrose in cui aveva previsto che Rollins avrebbe perso in preda alla furia. Sì, però non è quello che è successo. Il problema è quello. La storia che hanno raccontato è quella, ma se tu guardi il match, non è quello che è successo alla fin fine. Per me è un match. Il match è Rollins. Allora, se loro, come hanno detto oggi bene nel Wrestling Observer Radio, se loro avessero fatto un promo con Rollins che dice: Ambrose mi vuole entrare nella testa, ma io farò il mio solito match del cazzo e non mi farò distrarre da lui, e poi fai un match del genere, è un conto. Ma se tu mi quasi tutta la faida su questi due che si odiano, e poi Rollins fa il suo match normale con tanto di oh mio Dio mi è saltato il ginocchio, come fa in tutti i cazzo tu di sei match, pissato su questa cosa del ginocchio? Sì, perché ha rotto il cazzo il ginocchio. Okay, lui che sella il ginocchio. Posso darti ragione, Eric, quanti anni è che sella quel cazzo? Ti do pienamente ragione, attenzione, ha rotto il cazzo, ti do pienamente ragione, attenzione. Cioè, se avesse fatto un match, cioè poi fai il solito match, no, non lo accetto. E anche se tu mi dici ha perso la pazienza alla fine del match, porca vacca, ha passato 30 secondi a pensare se dare il pugno a Ambrose facendo il coso dello Shield col pugno che andava da una parte e lui che diceva no, non andare, ma sei scemo. Vabbè, è Mitch Conner. Sì, è Mitch Conner, sì. Comunque, tornando a noi, dov'era? Ho perso la domanda, eccola qui. Per me è un match da sufficienza risicata, dice Andrea Macera, ma alla fine chi se ne frega, abbiamo visto Charles sfrusciare le proprie grazie in faccia ad Asuka, siamo tutti contenti. Beh, abbiamo visto anche Asuka riposarsi per quei secondi, diciamo, sui respingenti di Charlotte. Daniel, considerazione sulla storyline Becky Ronda Charlotte. Permetto che può essere Becky Ronda Charlotte. Permetto che può essere interessante, ma se tutto questo porterà Becky, che sarà semplicemente... Beh, no, l'abbiamo detto ieri sera questa cosa, se non ricordo male. Di Becky Ronda Charlotte che è interessante, ma se questo deve portare a essere Becky Lynch un semplice più uno di Ronda Rousey, non serve a niente. Sì, esattamente. Sì, è vero. Ne avevamo parlato ieri sera. Sì. Lorenzo Marchesi, come valutate il testamento sportivo lasciato da ACW durante tutto il suo... Oh, scusatemi, intanto che si è incartata la allergia. Dicevo, come valutate il testamento sportivo lasciato da ACW durante il suo run? Considerando le controversie della promotion dal punto di vista della sicurezza dei lottatori e dei lasciati sulla salute di questi ultimi, la faccia, sono quasi tutti morti, e sullo stesso piano di discussione delle innovazioni sullo stile di lotta e dei contenuti dei programmi che poi ispirarono l'attitude in WWE. Allora, è un'ottima domanda. Bella domanda. Perché c'è tanto di buono nel CW, però è anche vero che col senno di poi c'è anche tanto di male. Perché effettivamente, le vette che ha toccato la ECW a livello di violenza, a livello di impatto sui corpi dei lottatori, effettivamente ha fatto tanto male al mondo del wrestling. L'attitude è venuta di conseguenza.
l'attitude è venuta di conseguenza, e anche lì comunque l'attitude ha danni ne ha fatti dal punto di vista, dal punto di vista del prodotto, anche se paradossalmente è stato il punto più alto del business da moltissimo tempo a questa da parte, sempre, da quasi da sempre probabilmente, perché comunque avevi 10 milioni di persone che ti guardavano il lunedì sera tra WCW e WWE. Però effettivamente, allora, premettendo che molti dei danni fisici della ICW, al di là dello stile di lotta, sono in molti casi dovuti anche agli eccessi fuori dal ring. Gli eccessi fuori dal ring, droga, alcol, eccetera. Però è anche chiaro che comunque le sediate sprotette in testa, i match hardcore e comunque tutto... il sangue, blood and gore, dicono gli americani, cioè il sangue è la violenza che ha portato da ICW, comunque danni sui le carriere le ha accorciate oggettivamente dei lottatori, alcuni hanno avuto anche situazioni da cui purtroppo complice anche, come abbiamo detto, gli eccessi fuori dal ring. Sono situazioni da cui poi non sono poi tornati alla fin fine, sfortunatamente, perché molti dei lottatori che erano in ICW negli anni 90 adesso non ci sono più, perché sì. sono morti, sfortunatamente. Quindi io credo che dall'altro lato però è anche vero che comunque l'ICW ha contribuito senza dubbio a diffondere negli Stati Uniti stili di lotta che difficilmente avremmo visto, lo stile diciamo giapponese, perché comunque la ICW ha portato anche lo strong style, per esempio, negli Stati Uniti, ha portato la luce, perché comunque i lottatori messicani la prima grande ribalta negli Stati Uniti l'hanno avuta in ICW, di fatto, prima ancora che in WCW, che arrivò dopo, con i Cruiser. I Cruiser non esisterebbero probabilmente se non ci fosse stata la ICW a livello di esposizione. Tutti i messicani sono passati prima dall'ICW, di fatto, Psicosis, Rey Mysterio e Juventud Guerrera. Juventud sono passati. Juventud, Malenko, Benoit, tutta quella gente. Malenko non era un luchador, però i Cruiser. Però comunque... No, però Malenko, Guerrero, anche Benoit, comunque sono tutta gente che è passata. Tutta gente che è passata prima. È passata prima dall'ICW. Quindi comunque, sì, dal punto di vista della cultura, mettiamola così, del mondo del wrestling americano, sicuramente l'ICW ha un grandissimo merito. Grandissimo merito e un grandissimo lascito. Se vuoi fare l'analisi completa vista nel 2018, effettivamente, come per l'attitude era, attenzione, anche l'attitude era comunque degli eccessi che hanno fatto male al business, sia dal punto di vista delle storyline che dal punto di vista dello stile di lotta. Adesso, vista con 20 anni di distanza, effettivamente c'è una visione più d'insieme, ed effettivamente c'è tanto di buono, ma c'è anche tanto di male, effettivamente, come un po' tutte le cose, ogni medaglia ha il suo rovescio, alla fin fine, come per esempio, faccio anche esempio, la UFC, magari vista tra 20 anni, probabilmente le cose che vediamo nella gabbia adesso e tutto il mondo intorno alla UFC, magari tra 10-20 anni verrà visto in modo diverso, perché magari lo sport sarà anche cambiato, ovviamente, nel mondo delle arti marziali miste, e quello che vediamo adesso magari tra 10-20 anni verrà valutato negativamente. Adesso è vero che la UFC adesso ha i protocolli antidoping della USADA, però per esempio i protocolli antidoping della USADA hanno, e Leo lo sa perché comunque anche lui segue la UFC come me, hanno tanti difetti, hanno tantissimi difetti, quest'anno soprattutto e credo stiano anche facendo dei danni al mondo, non ai fighter, però al mondo dell'MMA sicuramente stanno facendo, allo sport in generale stanno facendo dei danni, assolutamente. Poi vediamo un pochettino, e questo è quanto per le domande di ieri. Vediamo cos'è arrivato oggi. Eccola qui. Un attimo solo che vado a riprendere la pagina. Nel frattempo vi ricordiamo che se avete Amazon Prime potete iscrivervi gratuitamente al nostro canale. A voi non costa niente e a noi qualche soldino arriva. Twitch.tv/.dicento, il nostro canale dove facciamo le dirette calcistiche e anche le dirette di wrestling, naturalmente. Salutiamo chi ci guarda su YouTube. Se non avete Amazon Prime o comunque volete contribuire economicamente al nostro canale, potete farlo mandando una donazione, l'indirizzo insomma impressione, comunque per chi ci sta ascoltando in radio o in podcast lo ricordiamo, www.streamlabs.com/twwebradio.
Tornando alle domande, eccoci qua, vediamo se riusciamo ad aprirle. Eccole qua. Daniele Sessa, con l'annuncio effettuato da McMahon nell'ultima puntata di Monday Night Raw, oltre al già ampiamente pubblicizzato Lars Sullivan, assisteremo nel corso delle prossime settimane ai debutti di altri 5 atleti NXT nel main roster. Vi chiedo dunque di pronosticare quali roster saranno assegnati questi 6 atleti, tenendo però in considerazione una ripartizione 50-50, quindi 3 a Raw e 3 a SmackDown. Daniele dice, la mia previsione è Heavy Machinery e Nikki Cross a Raw e Lars Sullivan, EC3 e Lacey Evans a SmackDown. Quindi io ti direi il contrario, se ti dovessi dire. Lars Sullivan secondo me va a Raw. Lars Sullivan a Raw e bisogna... Sì, sai che pensandoci è l'esatto contrario. Probabilmente, perché Lacey Evans secondo me vorranno portarla anche lei a Raw, pensandoci. Più che altro dice allora Nikki Cross. Allora, Raw dice: non ho pronosticato resti maschili singoli a Raw, perché nelle prossime settimane torneranno Sami Zayn e Kevin Owens. E Nikki Cross a Raw per tenerla lontana in Sanity. Io credo che Nikki Cross debba stare invece molto più vicino, infatti, molto vicino ai Sanity. Quindi ha più bisogno dei Sanity. Poi tra l'altro, sono anche i Sanity che hanno bisogno di Nikki Cross. Comunque ha bisogno come il pane di wrestler singoli. Sì, vero. Quindi. Comunque sto guardando le nuove mosse di WWE 2K. Ha messo la BME. Sì. Ha messo la Springboard X Factor, quella che fa Mustafa Lee, che non aveva messo in... Sai cosa hanno, cosa hanno anche messo? Non è una mossa, però, nelle taunt, sai cosa hanno messo? Mm-hmm. Zero miedo. Ah sì? Sì, bello. C'è nelle ha messo anche la Murphy Slow. Sì, esatto. Spinning Pampendo Someone Drop. C'è solo un problema, non c'è Black Murphy, quindi un po'. Lo puoi creare, Buddy Murphy. Sì, lo puoi creare e poi dargli le mosse. Questo ce l'ho creato, e anche una bella... Beh, adesso bisognerà aggiornare le cava, sì. Allora, praticamente. Sì. Bisogna aspettare che escano le cava aggiornate, magari con il moveset aggiornato. SmackDown Live dice Lars Sullivan a SmackDown perché a Raw abbiamo già Strowman come mostro, seppur sia un babyface al momento. Ma infatti è appunto quello il motivo, lo mandano, il, secondo me lo mandano lì proprio per cui lo manderanno esattamente perché dovrà andare per contro fare, Strowman per fare mostro contro mostro. Probabilità che Natalia venga girata heel già nella prossima puntata dopo che aveva perso contro la Zero. Raw nel post match si abbracciano e poi la mena. Zero. No, per me no. Zero non lo so, però la vedo improbabile effettivamente. Ma poi spero di no, onestamente. Cioè, girarla subito il dopo la faida che abbiamo visto. Non lo so, poi, non lo farei personalmente. Lorenzo sarebbe starci molto il naso. Post scritto nella domanda di ieri di Lorenzo Marchesi a un non fan di wrestling. Per far vedere la bellezza di questo sport, fareste vedere una scelta tra questi: Benoit contro Rango WrestleMania 17, RVD contro Jerry Lynn Living Dangerous di 99 o Okada contro Omega Wrestle Kingdom. Io li farei vedere Okada contro Omega Dominion più che Wrestle Kingdom. No. Ma Dominion quello da un'ora, Eric? Quello da un'ora, sì. No. Io non gli farei mai vedere un match giapponese perché durano troppo. Uno si rompe le palle. Guarda che vola quell'ora lì. No. Guarda che vola quell'ora lì. Lo pensi te, fidati, non dura. Non lo dico soltanto io. Ok, allora se tu fai vedere a un non fan di wrestling un'ora di match, dopo 10 minuti ci rompe i coglioni. Aspetta, non sono minimamente d'accordo. Puoi farlo, però non gli dici che dura un'ora. Esatto. Si rompono il cazzo prima. Non sono d'accordo. Non sai quanto dura. Secondo me, tu sei troppo innamorato del Giappone, di quel match, per riuscire ad essere... Secondo me devi fargli vedere un match di 20 minuti a uno che non conosce il wrestling. Comunque 15 io minuti. Ma 20 minuti, però cosa gli fai vedere però da 20 minuti? Perché i match belli quasi tutti durano più di 20 minuti. Quindi non puoi fargli vedere un match bello che duri meno di 20 minuti. Ma non puoi vedere un match di uno che non ha mai visto un match di wrestling. I match belli durano minimo 20 minuti, Minimo. Fai vedere un match di 20 minuti, ti ho detto. Ma minimo. Di 60 minuti. I match più belli della storia del wrestling durano minimo più di mezz'ora, Se tu vabbè, io ti dico, secondo me a un novizio un match da 60 minuti si rompe i coglioni dopo 10 minuti. Allora non gli puoi neanche far vedere Austin contro The Rock che dura tre quarti d'ora. Cosa vuol dire? Ma non gli fai vedere Austin Rock, cosa gli fai vedere? Allora, scusami, cosa gli fai vedere? Puoi far vedere Brian contro Styles, dura 23 minuti. Ma dura mezz'ora quello. Anche quello alla fin fine, Dura 23 minuti, Con le entrate dura più di 23 minuti. Vabbè, ma non conti le entrate. Il match dura 25 minuti.
gioco dura più di 20 minuti, eh. Il discorso è quello, il match bello di wrestling minimo dura più di 20 minuti. Ok, va bene. Io ho sempre 60 minuti è una rottura di uno che non ha mai visto un match di wrestling 60 minuti. Dipende da cosa gli fai vedere, se vai a vedere il Goldberg, chiaro che si rompe i coglioni, quello è chiaro. Ma anche Okada contro... No, contro non sono minimamente d'accordo, coglioni. Non sono minimamente d'accordo. Comunque io personalmente farei vedere o un match di CMLL, cioè tra due anche, luchador, anche. Oppure Ricochet contro Osprey, secondo me potrebbe piacere molto. Ricochet contro Osprey anche, però attenzione, è controverso, perché comunque ha... È vero che quella fase lì, che è diventato un meme, dura 30 secondi alla fin fine, però è controversa quella parte lì. Sì, però per Benoit contro Angle è un grandissimo match, non glielo farei vedere per la storia di Benoit, più che altro. Perché gli devi spiegare chi è Benoit, sì, e cosa ha fatto Benoit. Quindi, purtroppo, anche se è un grandissimo match, non puoi farglielo vedere, per esempio. RVD contro Jerry Lynn. RVD contro Jerry Lynn, eliminandosi nel 99, che poi è quello che hanno fatto vedere nella prima puntata del CW su TNN. È bello, è un bel match. Ci sono scelte migliori, secondo me. Tutto. Ho un match da 15 minuti e 47 che puoi far vedere. Che è quale? Quello di TLC di WrestleMania 17. Quale? Il TLC? TLC di WrestleMania 17. C'è Benoit nel... No, c'è Benoit nel... No, Edge Christian, Dudley Boys, Hardy Boys. Ah, ok, sì, quello puoi farglielo vedere, effettivamente. Però attenzione, però attenzione, c'è un problema. C'è un problema su quel tipo di match lì. Che non puoi fargli, non puoi farlo innamorare di quel tipo di wrestling lì, perché quel tipo di wrestling lì non c'è in questo momento, perché le TLC non li fanno in questo momento di quel tipo lì, quantomeno. Se tu gli fai vedere quella roba lì e gli poi gli fai vedere Monday Night Raw, si rompe i coglioni, perché non c'è. Vabbè, quella roba, perché quella roba lì non c'è. Ma qualsiasi allora se tu gli fai vedere Omega contro Okada e oggi non lo vedono, non lo vedono quella roba, non è vero. Comunque non è vero, non è assolutamente vero. Omega contro Okada vedono quella roba a Raw? No, a Raw, no. Beh, se gli fai vedere quella roba lì, poi magari non ti vanno a vedere Monday Night Raw, ti vanno a vedere New Japan, magari, che ne sai. Il problema di fargli vedere la WWE del 2001 è che purtroppo quella WWE lì non c'è, sfortunatamente. A meno che non gli fai vedere il network. Però gli fai vedere il wrestling vecchio a quel punto, non gli fai vedere il wrestling attuale. Come io sempre, personalmente ho sempre, quando ho fatto questo esperimento, ho sempre fatto vedere Cesaro contro Zayn il 2-3 Falls e ho sempre ottenuto successo. Non è male, è un buonissimo match anche quello, e quello effettivamente poi già... l'unica speranza di fargli vedere il wrestling attuale e il wrestling attuale che puoi trovare, ne hai due, anzi tre in realtà, perché hai la CMLL, che comunque lucia e quella c'è, hai il Giappone. Se no è NXT, perché comunque il main roster in questo momento, se gli fai vedere roba del WWE del passato, non regge minimamente il confronto, e tra l'altro sono cose che non fanno adesso. NXT sì, NXT hai tantissima roba da fargli vedere effettivamente, di buon livello, di buonissimo livello anche, però anche lì sono match lunghi, perché comunque NXT, match belli, sono lunghi la maggior parte, cioè lunghi, sono 20 minuti, mezz'ora. Ciampa Gargano è un match che dura anche quello più di mezz'ora praticamente. Gargano Aimas è un altro che dura anche lì intorno alla mezz'ora più o meno, minuto più minuto meno. I match belli purtroppo sono quasi tutti lunghi ormai adesso, ma storicamente anche i match Austin The Rock, anche lì è un altro che dura, sì, minimo mezz'ora, ma no, lo stesso Undertaker Shawn Michaels, la soglia di attenzione di un novizio che non ha voglia di vedere le cose è molto bassa, e allora non gli fai vedere il wrestling, molto semplicemente. Ma non gli fai vedere robe da 40 minuti alla prima volta, ma gli ragazzi, fai vedere una ragazzi, roba i match belli, te l'ho detto, durano tutti più di 20-25 minuti. Allora cosa facciamo? Non gli facciamo vedere il wrestling allora? Secondo me non è vero che non puoi trovare un match più corto. No, bello, li trovi, ma sono rari, perché comunque la maggior parte dei match belli oggi guardi anche solo i pay per view. L'hai detto tu prima, Brian contro Styles è durato più di 20 minuti, per esempio. 23 minuti. Ho capito. Però siamo solo i 20 minuti. Sì, ma a un novizio devi farlo, gli puoi far vedere, che ne so. A un novizio gli devi far vedere il meglio che c'è, non gli devi far vedere un match a caso, gli devi far vedere il meglio che c'è. Sì, ma gli fai vedere un bel match che non ti dura così tanto da fargli ammazzargli l'attenzione. Ma un match bello di wrestling, te lo ripeto ancora una volta, adesso... Non vai, ripeto, sotto i 20 minuti. Secondo me 40 minuti a uno che non ha mai visto un match di wrestling. E allora non glielo fai vedere, molto semplicemente.
Molto semplicemente non glielo fai vedere. Secondo me puoi trovare dei bei match anche che non sono così lunghi. Ultimamente no, secondo me. Ultimamente ne trovi, ma ne trovi molto pochi. Il problema è tutto lì. Cioè, se vuoi mettere a giocare con lanternino, benissimo. Però l'ideale ormai di wrestling che c'è adesso, nel 2018, di bel wrestling a livello di azione, attenzione. Wrestling a livello di azione, purtroppo, o per fortuna, dipende... Ricochet Adam Cole, 15 minuti. Ricochet Adam Cole qual è, scusa? Quello di TakeOver a Brooklyn. Non è male, ecco, però vai su NXT. Su NXT va benissimo, effettivamente. Su NXT va benissimo. Però ci puoi trovare. Anche... Come? Li trovi comunque, anche me. Più anche corto di 20 minuti. Undisputed contro Mustache Mountain in 10 minuti. 18 minuti. C'è di meglio, eh. È bello, ma c'è di meglio, francamente, da vedere NXT. TakeOver Chicago. Vediamo un po'. No, qua c'è... Undisputed Era contro Danny Burch e Oney Lorcan, 16 minuti. Buono anche quello, sì. Buono, no, buono quello. Un cazzo, quello fu un gran match. Beh, però hanno fatto di meglio, però hanno fatto di meglio. Il discorso è questo, devi dargli il meglio, secondo me. Devi proprio cercare le cose migliori da fargli vedere. Puoi trovare quei match lì, però poi se si mette a vedere un takeover comunque durano 2 ore e mezza, e main event durano mezz'ora, anche qui, quindi comunque okay, ma alla fine deve abituarsi comunque. Cioè. Un novizio deve iniziare da una cosa veloce e poi passa alle robe più complesse. Se tu gli spari subito una roba da 40 minuti, dopo un po' si rompe le balle ma subito. Ma non è detto, ma chi te l'ha detto? Non è detto, non è assolutamente detto. Allora, dobbiamo trovare 2 persone che non hanno mai visto un match di wrestling e fargli vedere un match da 60 minuti. Dopo 10 minuti ti dicono che sono già rotti i coglioni, fidati. Si sono già rotti i coglioni perché la ritengo magari una puttanata finta, tanto per cominciare, ma non c'entra niente la qualità del match. Perché magari si rompono i coglioni anche a guardare la UFC, probabilmente. Perché se gli metti a vedere la UFC, gli metti a vedere un match dove fanno grappling, si rompono i coglioni. Quello è ovvio. Se gli fai vedere un match di scazzottate, che magari ti dura 3 round dove si scazzottano dal primo all'ultimo secondo, magari si esalta. Dipende da cosa gli fai vedere, naturalmente. Comunque, dipende dai punti di vista. Il discorso è, secondo me il passato non è che non glielo puoi far vedere, puoi farglielo vedere. Però se devi farlo appassionare al wrestling, non puoi fargli vedere una cosa che poi non c'è in questo momento. No, infatti. Perché comunque in questo momento non c'è. Anche l'ICW, non puoi fargli vedere l'ICW, non c'è adesso l'ICW. Cioè quel prodotto lì non c'è in giro per il mondo, quindi è inutile che glielo fai vedere se poi il lunedì deve guardarsi 3 ore di Monday Night Raw e il martedì 2 ore di SmackDown. Purtroppo la WWE ha questo difetto. Vabbè, Eric, gli facciamo vedere Nitro. Come? Gli possiamo far vedere Nitro. Ma sei scemo? Cioè... il lunedì sera soluzione, Nitro. Il lunedì sera più o meno la stessa cosa. Come? Il lunedì sera non andiamo molto lontani, eh. Mm-hmm. Sì, in effetti. Beh, no, dai. Era una battuta, ovviamente. No. Stavo scherzando. Che vale anche come test per la sindrome di Stoccolma. Dicono Sina contro Styles, quanto è durato? Sina contro Styles, quale? Quello della Rumble? Quello della Rumble dura mezz'ora. Appunto. Esatto. Gran match quello, sì. Angle Mysterio Summer nel 2002, nel migliore opere 9 minuti e 20. Hanno fatto di meglio, però. In generale c'è di meglio di quel match. È un bel match. Riteniamoci, è un bel match. Il main event di All-In, Eric. Va 24 minuti quello della Rumble. Ecco, il main event di All-In, se volete un match veloce dove vanno 180 all'ora dal primo all'ultimo secondo, effettivamente può andare. Almeno comunque quello comunque c'è. Cioè, la cosa più vicina a un match lucha negli Stati Uniti, quello effettivamente può andare. È un match di totale emergenza. Di totalissima emergenza, sì. Quel match lì. Battista Tegra, WrestleMania 23. Sì, però farglielo vedere un appassionato come primo match. Ripeto, c'è di meglio cioè, di quello. Per dire, anche il match che è considerato forse uno dei più bei match della storia di WrestleMania, che è Undertaker Shawn Michaels. Undertaker Shawn Michaels è bello lunghino come match, tutto sommato. Però è considerato uno dei migliori main event della storia di WrestleMania. Forse il miglior main event della storia di WrestleMania, o comunque uno dei match più belli della storia del pay-per-view principale dell'anno. Comunque, dipende alla fine. Si può dividere, è questione di gusti alla fine, questione di gusti, perché comunque dipende, cioè magari c'è uno è appassionato di, che so, uno è appassionato di, appunto, di Nitro nel 99, devo far vedere, perché è talmente brutto che fa il giro, se devo fargli vedere una puttanata, devo vedere quello, però dipende, alla fine sono gusti. Ma scusa, dove posso vedere questa merda? Ma guarda, lunedì sera... È sul network, guarda, se la vuoi vedere. Ma anche oggi c'è questa roba. Ma guarda, il lunedì sera
ci provano a fare uno show. Bisogna prima interpretare, a parte il fatto che il non appassionato è difficile che si appassioni al wrestling, più che altro, perché in generale, nel 2018 sì, sì, quantomeno, e comunque se voglio vedere due che si scazzottano, probabilmente va a vedersi le arti marziali miste. Anche se è diverso, sì, naturalmente, sì, come mondo. Dixie Carter che manda il messaggio, che fa gli auguri su Twitter a EC3, firmandosi "ti voglio bene, zia D". ND, sì, insomma. Ci sta pienamente. Ma cazzo, ma ti immagini se la portano nel main roster come manager? No. Madonna, che brutta visione che ho avuto. Eric, che ha abbassato lo sguardo, è stata una risposta sufficiente. No, ho abbassato lo sguardo perché stavo leggendo sul monitor. Rollins, Cena, Lesnar, no, è diseducativo. Vedere Lesnar che non vende tre più di fila, non si può vedere. È un buon match anche quello, però. È un buon match anche quello. Cosa c'è di altro? Aspetta un secondo. Ecco qua. È arrivato qui su WhatsApp. Ma sarebbe tutto impossibile che siamo arrivati al 2019 e vi ho ancora attrescato le Vince McMahon. Il proprietario della compagnia, che cazzo vogliamo. Della gestione del main roster, la sua veneranda età può anche lasciare lo spazio ai più giovani. Ma è il proprietario della compagnia, non è che può lasciare lui, può lasciare il controllo della compagnia. Se evidentemente si sente in grado, va avanti, la compagnia è sua. Cioè, mi sembra anche il minimo che comunque continui. Poi chiaro che probabilmente c'è di meglio. Che poi attenzione, l'abbiamo già detto, ci ripetiamo, non è detto che dando il controllo a Triple H le cose automaticamente migliorino, perché NXT ha esigenze diverse rispetto al main roster a livello anche di sponsor. NXT funziona, sì, anche perché lo lasciano in pace sostanzialmente, perché se fai le cose che fai a NXT nel main roster magari funzionano, ma non è la garanzia matematica. Cioè non è un assioma matematico che tu porti NXT nel main roster e automaticamente torni a fare 3-4 milioni di lunedì sera di ascolto. Non è detto, non è assolutamente detto che ciò succede. Buonasera ragazzi, da ritorno di McQueen a Raw. Mi sembra di aver capito una cosa in particolare. La colpa degli ascolti bassi era di quello stronzo di Corbin. Sì, in storyline ha dato la colpa a lui. No, è del licenziamento di Raw. In realtà ha anche, diciamo, un fondo di verità al di là della storyline, perché comunque cioè, è colpa loro che l'hanno sovraesposto, però effettivamente Corbin dominava gli show, e gli ascolti, guarda caso, sono crollati. Almeno così potrebbero pensare Vince & Company. Secondo me questo fantomatico cambiamento annunciato durerà un mese, per poi tornare alla solita solfa, come sempre fatto da WWE. Diamogli tempo, però. Mettiamolo così, è molto probabile che sia così, però non voglio sminuire quello che hai scritto, ma vorrei risponderti in questa maniera. No shit, Sherlock. Certo. Più che altro perché abbiamo memoria storica, quindi purtroppo. Però partiamo fiduciosi, poi probabilmente la prenderemo in quel posto. Però diamogli qualche settimana di tempo. Adesso le puntate del 24-31 non fanno testo, francamente. Vai, scusa. Ripeto, ma nella stessa puntata, hai visto che la loro mentalità non è minimamente cambiata. Dicono che vogliono ascoltare il pubblico e ti portano su da NXT sei stronzi che non sono over solo perché sono grandi, grossi o belli o fighe. Ma non solo, poi McMahon dappertutto in tutta la puntata. Infatti, te lo stanno già dicendo che non cambierà nulla. Ricollegandomi alla domanda prima, un novizio lo faresti avvicinare con un approccio Marco Smart? Ad esempio un ragazzo di 14-15 anni. No, 14-15 anni non puoi avvicinarlo in chiave Marco. Esatto. Cioè devi... Ma poi comunque l'approccio Marco Smart è abbastanza inutile. Se tu guardi un incontro di wrestling e non ti accorgi che è finto, c'è qualche problemino, francamente. Cioè se tu fai esatto. attenzione trovi almeno... A meno che non è due. Allora, volete dimostrare matematicamente a una persona che il wrestling non è vero, non è una lotta reale, gli fai vedere un Irish Whip. Un Irish Whip non ha minimamente possibilità di essere fatto nella realtà. Non c'è modo che una Irish Whip funzioni fisicamente nella realtà. Quindi già quello dovrebbe bastare per eliminare l'approccio Mark, diciamo, al mondo del wrestling. La mossa finale. Scusa, ripeti? La mossa finale di Joey Ryan. Anche, giusto. Anche, certo.
In vista delle match di WrestleMania, non converrebbe assegnare a Becky una finisher d'impatto? Ma ci sta lavorando, pare. L'aveva detto lei che sta lavorando a una nuova finisher rispetto alla Disarmer. Mi resta difficile pensare che Ronda perderà per sottomissione. Secondo me non perde, però. Tu sei convinto che non perda Ronda a WrestleMania? Secondo me se va contro Becky perde. Cioè, poi dipende, possono cambiare idea da qui a WrestleMania 70 volte. Quindi. Però, se mandi Becky Lynch contro Ronda Rousey e non la fai vincere, secondo me l'ammazzi. Quindi. Cioè, non che sia la prima volta, non che sarà l'ultima, probabilmente. Però penso che debbano eventualmente farla vincere. Cioè, in questo momento è troppo caldo come act. In questo momento. Vai. Sì, però the guy, diciamo, mi sa che è Ronda. Sì. Sì, no, nel senso per loro, con lei che... Esatto. Beh, però guarda il lato, guardala anche in altro modo. Se vuoi girarla heel, un ottimo modo per girarla heel è lei che rosica per aver perso. Sì, lei perde, sì. Ammazza di botte Becky Lynch e la gira heel. Vero, sì. Tanto, e poi anche la motivazione non ti serve neanche, tanto sappiamo, per chi ha seguito Ronda Rousey nella UFC sa benissimo che Ronda Rousey è una pessima persona a perdere, cioè è una che perdere non sa perdere, quindi non hai neanche bisogno di spiegarla praticamente. Tornando alle domande di prima, in caso di cancellazione di 205 Live, che fine potrebbero fare gli atleti dello show Viola? Beh, speriamo che non lo cancelli innanzitutto. Se dovessero cancellarlo... bella domanda, perché i cruiser non mi pare di push. Se gli va bene ritornano NXT. Infatti NXT potrebbe fare altro che bene. Secondo voi Buddy Murphy potrebbe essere una buona aggiunta a Royal SmackDown? Sì. SmackDown più che Raw, sì. SmackDown più che Raw. Ma tutti i cruiser a SmackDown farebbero bene. Esatto. Potrebbero fare bene. Il problema di SmackDown è sostanzialmente uno, purtroppo. La durata. Perché hai due ore e tutti non ci stanno. Quindi. Non è un problema che sia da due ore. Cioè, no, è un problema. No, non è assolutamente un problema per l'utenza. Questo è un problema con un roster grosso. Esatto. Il problema è che devi trovare spazio per tutti e non hai la possibilità. Fisicamente non hai la possibilità di farlo. A meno che non torni al 99, dove in un'ora di hit mettevano 5 match, durata media 3 minuti l'uno. O se no, non c'è spazio praticamente per fare tutto questo tipo di lavoro. Le prossime settimane si saranno i debutti di 6 superstar di NXT. Ma di questi, gli unici pronti per il salto sono Easy Free e Nikki Cross. Ma anche Easy Free, secondo me. Ma neanche Easy Free. Easy Free è pronto a livello di personaggio, quello sì, ma a livello di lottato, secondo me, non è niente. Ma non lo so, e non sarà mai pronto, perché questo è Easy Free. Esatto, cioè, sì. Senso. Gli Heavy Machinery non sono pronti per uno show dove si finisce nel dimenticatoio di una settimana. Beh, lì però non è colpa loro, cioè, se i tech team non vengono bucati esattamente, puoi anche mettere i Road Warriors, i redivivi Road Warriors, e comunque fallirebbero, quello sicuramente. Lars non è pronto per il wrestling, ma non è detto, ma Lars Sullivan ha il fattore freak, cioè comunque gli omoni grandi e grossi nel mondo del wrestling storicamente una reazione la suscitano. Guarda Braun Strowman. No, ti faccio il nome, The Great Khali, cioè The Great Khali è un cane a livello di lottato, però è grande e grosso e comunque lo... Perché ridete, è la verità. Great Khali è un cane a lottare, però è talmente grande e grosso che comunque veniva sempre spinto, perché comunque una reazione del pubblico la suscitava. Al di là del fatto che è indiano, e comunque c'è il mercato. Per non andare così dietro nel tempo, lo stesso Braun Strowman è in questa situazione. Braun Strowman a confronto di Great Khali e Chris Benoit a livello di lottato. Siamo d'accordo, ma non è che sia sto granché solo in Braun Strowman. Senza dubbio. La Evans è arrivata troppo presto dal mondo del porno. Ancora, non ha fatto i porno. Basta con questa storia. È Vanessa Bourne quella. Secondo voi sono i nomi giusti da portare su? Avreste portato altre persone? L'abbiamo detto prima. Avremmo portato tutte altre persone, naturalmente. Il problema è che se porti su Gargano, Ciampa e tutta questa gente qui, ammazzi NXT. Perché comunque poi alla fine NXT deve ricostruire. E l'abbiamo visto l'ultima volta che gli hanno bene o male smembrato il roster. Ci ha messo un po' a recuperare. Ci ha messo un anno. Almeno 6 mesi, forse anche un anno probabilmente, a recuperare a livello di qualità media dello show, naturalmente, perché i takeover comunque sono sempre stati ottimi. Va buono, direi che non abbiamo altro per questa sera, siamo anche andati abbastanza lunghini, visto che abbiamo iniziato... No, 2 ore alla fine abbiamo fatto, 2 ore e 5, pensavo peggio, francamente. Comunicazione di servizio nostra, io registrerei domenica, visto che comunque il campionato è sabato
e abbiamo il tempo domenica di registrare eventualmente, se non è un problema. Sto pensando cosa da fare, ma forse è meglio per me. Sì, va bene. Sì, è meglio per me, è meglio che sabato sono fuori a pranzo. Ok, quindi domenica noi registreremo domenica, poi lo metteremo online tra domenica e lunedì. Vi diciamo anche già che la puntata delle previsioni probabilmente. Allora, diciamo domenica. Domenica 31 nella puntata tra il 30, no, che cazzo sto dicendo? Tra il 30 e il 31, chiedo scusa. La puntata tra il 30 e il 31 diremo le nomination dei premi. Tra l'altro adesso poi domani farò il post con tutte le categorie e apriremo la raccolta delle nomination. Poi il sondaggio lo lanceremo intorno a Natale, probabilmente qualche giorno dopo. No, in realtà no, la diremo il 31, quindi lo faremo nella puntata del 31 annunceremo le nomination di tutte le categorie, apriremo la votazione, poi domenica 6 gennaio, se non avete impegni, faremo la puntata in diretta la sera, che sarà anche quella delle previsioni del 2019, daremo anche i premi praticamente daremo i premi anche del 2018. E tra l'altro anche la puntata Wrestle Kingdom, quindi ci toccherà anche parlare di Wrestle Kingdom. Avevamo detto che per i Big Four avremmo aperto le linee, non l'abbiamo fatto. Infatti. Non l'abbiamo fatto perché detto proprio francamente non avevo voglia di farlo. Per la Royal Rumble magari lo faremo. Non è che c'era un cazzo da dire sulle series. Sì, infatti, era un pay per view completamente inutile alla fine. L'unica cosa decente di poche cose decenti del pay per view era Brian con Lesnar alla fine. Si poteva parlare del 6-0 di Raw contro SmackDown, che hanno tra l'altro pesantemente sviluppato, no? Nelle settimane successive. Sì. Beh c'è stato uno shake up. C'è stato uno shake up. Non mi risulta, francamente. Perché tu sei un fazioso che pensi solo che i giapponesi facciano bene. Cosa c'entra? Cosa c'entra con questa destra? Non guardi attentamente gli show. Non guardi attentamente gli show WWE. Certo. No, li guardo fin troppo attentamente. Quello è il guaio. Ti sei reso conto dello shake up che c'è stato? Ah, sì? Sì. Che conseguenze ha avuto su SmackDown il 6-0, che poi in realtà è un 6-1, subito durante il pay per view? Perché mi sembra che sia uguale a prima lo show. Eric, se devo stare lì a spiegarti tutto, non vuol dire che non guardi troppo attentamente le cose. Guarda, ho tempo, se vuoi puoi spiegarlo tranquillamente. No, non te lo meriti, dovresti essere guarda, più attento. Guarda, ho tempo, non chiudo la diretta finché non me lo spieghi, guarda. Mi dispiace, io domani devo andare al lavoro, non ho tempo di stare qua a perdere tempo con te che non guardi attentamente gli show. Ma tu guarda il caso, Va la bene. Prossima volta stai più attento invece che stare lì solo a pensare a cosa faranno Gedo e Okada stasera. Andranno fuori a mangiare insieme? Ma smettila, finiscila. che pianto a ridere, Leo. Va bene, buonanotte Leonardo Contini. Buonanotte a tutti. Buonanotte a Moreno Bernasconi. Notte a tutti. Buonanotte a Mattia Di Noi. Buonanotte a tutti e guardate più attentamente gli show invece che pensare a chi fa il bigodini, chi è che fa le treccine stasera, Omega o Ibushi, chi è che fa le treccine all'altro? Ma smettila. Ma Ibushi c'hai capito? Scusami, ripeti che non ho capito. Grazie. I capelli, c'hai boh. Vabbè, ma... Aspettate, sto cercando una cosa. Dicevi scusa Mattia che sei saltato un attimo? No, ho detto che lo fanno quando lo fanno quando non li vedete nella loro intimità. Come no? Io direi di chiudere lanciando questo messaggio a Mattia. I hope you fucking die. Ecco qua, torniamo a noi. Non ho capito perché questo odio, però potremmo augurarlo anche ad altre persone. Ah, sì, senza dubbio. Fuori e dentro questa trasmissione. Assolutamente. Tornando a noi, direi che possiamo fermarci qua. Torniamo con il caffè tra domenica e lunedì, se non ricordo male. Sì, perché non abbiamo pay per view, fortunatamente.
Con il post show invece quando? Direi già nel 2019. Nel 2019, ci vediamo l'8 gennaio. Sì, perché il 1 gennaio col cazzo che siamo in onda, francamente. Fatti bravi. Quindi se non ascoltate il podcast ma ascoltate il radio show, e onestamente non capisco perché, comunque buone feste a tutti. No, perché dovete buon ascoltare Natale, uno dell'altro, cioè. Fate i bravi, sì. Rientrate presto la notte di Natale perché poi Santa Claus viene e vi spara. Esatto. Come, scusa? Vi spara Santa Claus se vi trova in giro. Esatto, esattamente. Ricordati che hanno sbagliato, gli hanno settato male il chip dei buoni e dei cattivi. Sì. Perché, certo. Perché se lo chiamo Babbo Nasale inizia a dire che nome di merda che gli è andato. E in effetti è un nome di merda Babbo Nasale. E sì, se... fa schifo Babbo Nasale come nome, in effetti. E se farete i cattivi a Natale... I hope you fucking die. Esatto. Tornando tra l'altro, ricordiamo questo, sì. Che siete stati tutti cattivi, molto cattivi, tutti, sì. Eccetto Zoidberg. Sì, esatto. Va buono, grazie per averci ascoltato. Che bello salterello. Vi lasciamo. Era il rimbalzello. Rimbalzello. Bene. Salutiamo anche Pino Campagna che ci ha fatto compagnia, Giovanni Pino Campagna Pantalone che ci ha fatto compagnia in precedenza. La sigla è dedicata a lui e al suo gimmick precedente. Direi che possiamo fermarci qua per questa notte. Grazie per averci ascoltato. Papi, ci sei? Ce la fai? Esatto. Sei connesso? Esatto. Ti riesce peggio però questo rispetto a... lo so, devo trovare la giusta inflessione. La giusta intonazione, esatto, la giusta intonazione. Esatto. Vi lasciamo con la sigla dedicata alla vecchia gimmick di Giovanni. Ci sentiamo con il caffè tra domenica e lunedì. Grazie per averci ascoltato, buon SmackDown chi lo guarda in diretta, chi lo segue su Sky, visto che andrà in onda domani alle 18:30, più o meno, credo che sia l'orario di messa in onda della puntata in italiano su Sky. Vedremo le conseguenze di TLC questa sera sullo show WWE 18:25 per essere precisi su Sky Sport 1, primo passaggio di SmackDown in italiano e anche in lingua originale domani. Grazie per averci ascoltato, buonanotte! Ciao! Signore e signori, ragazzi e ragazze, ladies and gentlemen, benvenuti! Il paladino ha vinto! Caduta! Siamo vicini! Guarda in alto, lo sai chi c'è? C'è un paladino che combatte per te. Vince ormai la sua legge sul web, anche se nessuno ti spiega il perché. Tutti ne dubitano, ma alla fine si ricredono. Salva il bambino dalle sue grinfie, che altrimenti saranno guai. Affrontami, affrontami, non chiede di meglio GP. Sente il dovere di sconfiggere tutti quelli che non credono in lui. Alza il tuo sguardo e scruta il cielo. Dalle nubi scorgi il suo dominio sul wrestling web. Ecco che la fine si avvicina. Il suo sacrificio non rimarrà vano, no! Paladino! L'arbitro ferma il match! Il paladino si aggiudica questo free stage so bello! E vendica l'Undertaker! E l'Undertaker! Le dirette diventano appassionanti quando gli fa incazzare. Tutti quanti ti credono pazzo solo perché a volte sbacchi il mazzo. Ecco che giunge una vision di un futuro che luce mai vedrà. Tenti di predicare mortali quando neanche tu sai cosa dir. Controllami, controllami, ma cosa sto vedendo da qui? Indiani, giapponesi, alternativi al sistema che da sempre difendo. Alza il tuo sguardo e scruta il cielo. Dalle nubi scorgi il suo dominio sul wrestling web. Ecco che la fine si avvicina. Il suo sacrificio non rimarrà vano, no! Paladino. Che schifo! Questa compagnia e questa canzone non mi rappresentano! Ten, punk contro Brian e ricordate!
Questo programma è stato offerto da... Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.